Che tra l'altro è vero, l'ho detto in live, mi sono dimenticato di farlo. Passiamo a stratega, perché sono curioso della difficoltà extra. Sono veramente curioso perché l'ho giocato un pelino con un altro personaggio ed è bellissimo perché tipo i cervelloni che voi incontrate ti sparano anche attacchi a distanza con incantesimi unici. Cioè sono resi proprio i mostri come dovrebbero essere da manuale, da quel che ho capito. E la madonna, Pulma, guardia del corpo dell'alta sacerdotessa, 100 HP, giustamente stiamo cominciando a salire di livello e quindi la roba comincerà a fare sempre più male. Eccoci qui, questo è uno degli enigmi che ho visto spezzare tantissime, ma veramente veramente tante 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 persone. Allora, se non avete voglia di fare questo enigma, voi potete scassinare questo buchettino qua e essenzialmente saltarvi l'enigma se non lo capite, non ci avete lo sbatti di farle compagnia. Scendiamo giù nell'Underdark, posto dove risiedono tutte le, come le chiamo io, razze invertite, perché ci stanno i nani oscuri, gli elfi oscuri, i gnomi oscuri, tutto. Questo qui era un baluardo di Selune, come potete notare, perché ci stanno tutti i stendardi, c'è una statua della nostra waifu Selune. Qui vi fanno vedere già i primi nemici che incontrate così nel chill, anche se l'hanno depotenziati. Questi qua nell'accesso anticipato erano di livello 5 e questi sono occhi di Selune. Madonna, che bella sta roba, cazzarola. Che tanto la cosa bellissima è che, come notate, è tutto quanto spento, è tutto quanto chiuso. Perché? La selenite, sta pietra particolare, assorbe tutta la luce. Che dato qua, se uno non capisce come uscire, a parte che c'è una leva per aprire, ma vi apre il culo, come immaginerete, gli occhi di Selune, c'è un'uscita secondaria qua che vi porta verso una parte e dove mi sa che andremo proprio subito. L'Underdark, ovviamente, visto che è già pieno di pezzi di merda, robe bruttissime, giganti e cattivissime... ti sei preso comunque il danno. Micchia, che cazzo di range c'ha sta roba? Ci stanno anche i fiori esplosivi. Ma tra l'altro, aspetta un attimo, perché noi abbiamo un occhietto particolare con vedere invisibilità, che come notate è pieno di draw pietrificati. Oh, il fiore esplosivo, chi cazzo l'aveva visto? Mi stava per esplodere sotto il culo. Di tutto una cutscene. Ma addirittura una cutscene. Questo è un primo round sorpresi per forza, ragazzi. Tra l'altro siamo a difficoltà massima adesso, quindi penso 150 HP, porca puttana. Mi sa che lui aveva invisibilità maggiore, che è ancora più OP. Non è true sight, questo è solo vedere l'invisibilità. Gale sta già per terra. Poi tocca di nuovo allo spectator, poi tocca a noi. Flag. Yes! La virtù aiuta i forti e anche un po' i rincoglioniti. E tanto muri, tocca a te. Attacco di opportunità! Senti che tutto sommato è andato bene. Ci abbiamo fatto un doppio crit così a cazzo. Vieni qua. Poi tu prendi questo e lo tiri qua. Buongiorno. Buona merda dei danni, però va bene. Vai con questo non letale, Reckless. Adesso possiamo anche spezzarglielo. E adesso è diventato amichetto. Ah sì, io gli ho spezzato la roba. Allora meno male, dovremmo essere un po' più in vantaggio contro di lui. Ovviamente l'abbiamo mancato. Quindi evoca una bella ascia bipenne là dietro. Si va all out. Dardo tracciante di livello 3. Ira. Raga, non so se avete capito, senza lo scatto, Oga c'ha 18 metri di movimento. Cioè, è il doppio. Una persona normale dovrebbe avere 9. Oga dice, frega cazzi. Attacca. Prenditi il fuoco. Ah, no, è vero, siamo immuni. Siamo immuni al fuoco. Lacerazione. E vabbè. Ci sta un po' di miss.
Zio, no. Madonna, che culo. Zio, tu c'hai il culo più grande del mondo. Ma davvero? Ne ha spietrificato un altro. 25 danni su Oga. Che so grevi. Attacco d'opportunità mio. Gna. Vabbè, ho capito. Che cazzo sta succedendo oggi? Solo grit. A parte che Oga ha fatto 4 grit. Lasciamo perdere sta cosa. Va bene, allora ci avviciniamo allo spettro di merda. Usiamo i nuovi incantesimi di Shadowheart, guardiani spirituali. Uno degli incantesimi più fighi e anche più forti, soprattutto contro le orde. Perché sta cosa non sembra, ma a un certo punto i chierici diventano veramente delle macchine da guerra. Sono infermabili, so. Lignaggio di Avernus, ci proviamo. Dust on my tongue. I offer to parley, and he brings a spectator. Twit. Quite ruined my ambush. Now. You are? Giustamente sta parlando con Karlach perché con una pizza ha fatto tipo 40 danni. Perché ha fatto un 23 più un 12 più un 2. Raga, l'abbiamo devastato. Io sono più preoccupata da questo idiota che ti ha sguinzagliato contro uno spectator. A rival. A mere footnote to my legend. You should be more concerned with who I am. I am Dawn. Third son of House Bartol, first rank evoker, and initiate of Graven Hollows. Oh. Oh no, no, my dear dark gods below, no! Giustamente perché stai a parlare con Karlach, Dio Madonna. Ma fa cosa, vedete? Fammi parlare con il mio protagonista. Cioè, se deve tanto partire un dialogo, a sto punto teletrasportami al centro dell'arena dove dovrebbe partire idealmente e parliamone. Dio Madonna, che cazzo è quello? A memory shard. They hold their glow for years. And it's fading. It contains knowledge that is precious to me. If it has grown this dull, then my enemies have already found the forge. Which bastard stole my glory? Zagrim? Philro? Sì, inteso il personaggio che creo, che scelgo. Nel senso, se io ho iniziato il gioco scegliendo di mettermi nei panni principalmente di una Shadowheart, di una Astarion, di un custom, vai a parlare con loro. Perché se io sto roleplayando, cioè gioco di ruolo, mo dico una persona alle prime armi che gioca per la prima volta, io posso idealmente ruolare nei panni di Karlach. E quale forge? The Adamantine Forge. If it had been found, the name would ring throughout the Underdark. Unless. Huh. Ha! The fools must have turned back, or, better yet, died in the search. Good. If they had just surrendered their research to me, we might have found the forge together. But no, they hoarded their knowledge, left each of us clinging to scraps. I had the good sense to lock mine away in the shard. And now I can claim the forge alone. Che conoscenze c'erano dentro al cristallo più o meno? Bold of you to ask. The others knew of the forge's defenses, its operation, but I know where to find it. The rest I can figure out with time. Now I am the only one searching. Or almost the only one. You proved your power in freeing me. But I need no more rivals. Try to take this as a compliment, yes? Stai a far serio? Lui lo finiamo così. Tiri su Gale. Gale, tu dovresti poter fare qualcosa. Visto che mi avete cagato la wallera. Era la cosa giusta da fare, ragazzi. Reckless attack. Gna. E di nuovo. Gna. Spada, tu mi sa che un po' fa un cazzo dalla tua, dico. Corro. Ah, beh, è vero, stavamo a fare i non letali. Aspetta, stavamo a fare i non letali. Ma non letali un cazzo. Signorino, no, ho fatto un errore. L'ho fatto esplodere. Mi è troppo danneggiato. Porca puttana. The crystal shines only faintly. A memory shard, the wizard had called it. Arcano, sonda gentilmente i pensieri al suo interno. Perché ragazzi, questo sempre per farvi quelle poco che so. Se voi interrogavate il cadavere del tizio, vi poteva dire la parola chiave per aprire sta merda. Peccato che qualcuno, non me, gli ha usato palla de fuoco sui denti. Vabbè, ma è 10, ok, l'hanno abbassato. The crystal's glow swells, drawing you into its depths. You are transported.
somewhere deep, loud, and hot as the hells themselves. Within the Underdark's bowels, beyond an ancient stronghold, hovers a giant hammer waiting to fall. An echoing clang, and you're back to yourself, left only with a firm sense of a place, a grand forge. Che se dato questa è veramente una forgia da adamantio, o è tanta roba, perché è uno dei minerali e ferri e cazzi e mazzi vari più fighi dei Forgotten Realms. Se voi avete armature di quel materiale non potete subire critici, ragazzi. That voice. Do you hear it too? They're coming. They're coming. Questa cosa che è bella. Ditemi che non mi sto immaginando quella voce. That's a Myconid. And it's warning us. They are coming. You are coming. Queste si chiamano, in italiano mi pare, spore emotive forse. Sono delle spore che mandano dei miconidi, che sono delle creature funghine, piante, viventi, perché non hanno la bocca per parlare. Sono queste spore che collegano mentalmente tutte le persone che ci entrano a contatto. Poi ci stanno anche quelle di allerta, che se li attacchi le emanano e danno il comando, come posso dire, mandano la notifica a tutte. Una roba dei miconidi veramente, veramente figa. C'è un minotauro. 114 HP di pura cornutezza qui. Ma domanda. Hanno messo tipo che posso magari ritardare il turno? Mi sa de 9. Peccato. Ti ritira davanti. Perché sicuro c'è qualche cosa che ti carica sui denti. Ruggito, avventato. Vabbè, il loro reckless attack, ragazzi. Uno è armato, l'altro no. Paura! Impaurito, arma a terra e scapperà nella direzione opposta. Ah, perché siete resistenti ai danni taglienti. Porca puttana. Minchia, allora quella pizza che gli aveva tirato Garlak doveva essere molto più forte. Allora, mettiamo un unto là per terra, perché se carica questi dovrebbero averci pure poca destrezza, conoscendoli appunto. Cadono come delle pere cotte. Vieni, vieni, vieni. Oppa. Sei scivolato, merda. Ok, ok. Buccia di banana, no, grasso di nessuno. Non ho detto niente io. Stavo per dire qualcosa di 120 kg di massa magra. Minchia, stasera nei fight on fire. Scusa, dovessi andare dall'altra parte. Zio, tu non vai verso la cosa che ti impauri. Devi scappare dalla. Ah, perché c'era... Ma porca puttana, perché c'era l'unto di merda. Tu dovresti avere ancora del fuoco alchemico. Fuoco non gli fa un cazzo, non gli fa. Mo tu ti rialzi, dovresti caricare a testa bassa. No, ha buttato per terra Oga, maledetto. E la madonna dei danni. Becca. Fuck yes. Stai calma, signorina. Ha missato tutti, credo. Senti, fagli un lignaggio d'Avernus sui denti. Tu fagli questo, invece. E gli gritti pure, vai. Potevi far meglio. Ah, ecco perché era resistente ai taglienti. Perché infatti dicevo, perché un minotauro? Perché aveva un oggetto unico. Ti rende resistente a un tipo, ma vulnerabile a un altro. Ma figata. Forse perché l'ha rubato da uno dei tizi di Selun, probabilmente. Ma questo randello è un'arma? Come non può essere usato dagli umanoidi? 2D12. E quindi? Ma scusa, ma poi mi ci metti anche il dado. Ma siete dei bastardi. Eccoli i miconidi. Miconide inquieto. Ah, che bello. Belli, madonna. Sono letteralmente dei uomini fungo spore. E ne hanno fatti di un sacco di forme. E poi però c'hanno anche una cosa molto inquietante, ovvero questi. Servitori delle spore. Voi immaginate che quando morite contro un miconide, loro vi fanno sta roba e diventate loro. Diventate dei burattini di merda. Were swallowed by a chorus of turbulent music. Through one creature sing many voices. The harmony of an entire collective. Sovereign. She has come. She is here. The choir fades. A single melody rises above the others, brassy and commanding. I am sovereign. You see a vision. Your lifeless body wrapped in fungal tendrils. The sovereign is threatening you. State your purpose. Sono una viaggiatrice in cerca di avventura. Fungal roots weave through your mind, seeking your true intent. Then the sovereign drones a new melody, cautious but welcoming. Descend to me. Let us speak in flesh. The persistent music coaxes you forward. The sovereign expects you.
Madò, ma che bello, Dio Cristo. Che tanto i due Ergar non l'ho detto, ma sono letteralmente nani oscuri, ragazzi. Sono dei figli di puttana che andavano con i Mind Flayer, che sono dei tagliagole, degli schiavisti. Diciamo che nel sottosuolo la felicità non la vedono da un po'. Veleno Duergar. Signorina, aspetti lei, Not as bad as it could have. Pains. Fading. Eva, I'm finally dead or you healed me. Why? Eri avvelenata. Ci deve stare un motivo. Down here. Tends to be. But I'm nearly good to get on my feet. I thank you for your help. But I gotta get moving. Oh, it hurts. Girls, garters. Oh, I don't have time for this. My kin need me. Questo è un ognomo delle profondità. La variante dell'ognomo dell'Underdark. Vacci piano e dimmi cosa posso fare. Seems you're the helping kind. All right. I need you to rescue my kin. Not charity, mind. We can pay. We're Ironhand Clan. Best artificers in Baldur's Gate. We were on an expedition down here when the Duergar snatched us up. I got away, but not the others. The Greys have them digging out some old ruin across the lake. E in che spedizione eravate impegnati? Perché nell'Underdark... Just mining for materials. Nothing unusual. The briefest hesitation, but enough. She's lying. But our work pays well. Help my clan and we'll make it worth your while, I swear. Signorina, fosse che stavi a parlare con Oga che c'ha tipo 8 in saggezza, passavi. Stai parlando con un cazzo di chierico. Io ti vedo lontano un miglio. Per persuasione stai mentendo. Se sta mentendo era un'affermazione per me. Sciarmala di livello 1. Fai il vantaggio. Yes! Belli gli incantesimi. Fine. It's complicated. But my clan has trouble back in the city. A blood feud. We were searching for something to turn the tide. That's all I can say. But it's worth a lot to us. Understand? Va bene, libererò la tua gente se potrò. Thank you. Only wish I could go with you. But here. I nabbed these boots from the Greys when I ran. I'll feel better knowing you're using them to kick some Duergar ass. I'll mark where I made my escape and... Wait here, I suppose. Not much choice, eh? Che cosa fanno? Oh, ti permettono di fare un dash con un'azione bonus. Cazzo. Tanto sapete che cazzo sta facendo quest'ore con tutti sti cadaveri? Sovereign's thick fingers stroke the corpse at its feet. A droning melody greets you as the creature turns its gaze to you. Una città Resident Evil. Talker, I show you a memory. Watch and listen. A violent vision grips you. Duergar, dark dwarves chopping Myconid remains. They broke our peace. They killed our young. The sovereign's song slows to the pace of a dirge. It is still in mourning. We laid waste to many, but intruders remain. Lakewood. The sovereign's song halts as it measures your worth. I sense your resolve. You will find Duergar invaders near Lake's Edge. Cleanse the rot. Destroy them. I suppose such wicked killers deserve wicked ends. Vabbè, perché questi Duergar hanno attaccato, neanche lo chiedo, perché Duergar proprio di natura sono dei figli di puttana, quindi che sia per territorio, che sia perché magari, essendo, sapete, no, dei funghi magici viventi, gli può servire qualche cosa dai loro corpi. Però effettivamente io ho notato i cadaveri per tutti gli inferi. Che cazzo hai fatto a quel morto? We breathe life into our enemy's flesh. The dead make a fine host for my growing children. If I die down here, destroy my corpse. Tanto chissà, se io porto qua giù le zelle e gliela metto davanti, la trasforma. Sarebbe una figata, Macabro, ma sarebbe fighissimo. Queste spore hanno così tanto potere. Come posso acquisire questa conoscenza? Perché Oga ce l'ha molto questa cosa di ricercare il potere. You may not. The spores here only the circle. They dance to no other harmony. Va bene, epurerò il marciume. Vicino al lago moriranno. Ma che cazzo di bellezza è questa eterocromia di Oga? Continua a dirlo. Vediamo se fa qualcosa. No, me sa.
E invece sì, madonna. Stato servitore delle spore. Macabra come la merda sta cosa, perché è macabra. Però è una figata assurda. Fleshwalker. Come, Talker. Far you've come. E sei Yoda. Into memory. Tell me of home. C'hai dei funghi sotto una tetta. Riempi il tuo cuore con i ricordi dei luoghi che ami di più. It reveals its own home in reply. A humid cove filled with decaying myconid corpses. Dwegar destroyed my people. I am a sovereign with no circle. This circle does not welcome me. But I have heard the song. You mean to cleanse the Dwegar rot. I mean to join you. Scusa, io ti ho fatto vedere cose belle, tu mi hai fatto vedere il tuo circolo morto ammazzato. Ok, questo ecco perché è così particolare, perché era un altro sovrano di un altro circolo che è stato sterminato. Sei sicuro? Sarà pericoloso. I am the danger. And I am the cure. They erased my people. I will erase theirs. Però lui mi sembra fatto molto di carne. Perché se effettivamente i miconidi li impiantano sui cadaveri e poi lo immolano, lui magari è stato impiantato su un mostro molto grande, su qualcosa di perché è molto più organico rispetto agli altri. Va bene, unisciti a me. Remain in the Underdark and I will follow. We cleanse the rot together. Together. Guardalo che cicciolino come ci sei. 47 HP. Dio madonna, sai fare? Oh, può prendere i cadaveri per ressarli. Può nascondersi. Osa solo lui come. C'ha multiattacco e fa... Cioè fai 2 di 8 più 2 più 2 di 4 più altri 2 di 8 più 2 più 2 di 4. Da 2, 12 a 52 danni. Sei un hobgoblin. Ah, a visitor. You're a welcome sight. But let us observe the customs of the locals. The scholar's brow tenses. His voice spills into your skull, the spores connecting mind to mind. Blurg, proud member of the Society of Brilliance, at your service. Or perhaps not. Your mind is far more complex than that of the fungi. No, questo appunto non è parassita. Questo è perché siamo nella città dei miconidi, che hanno appunto queste cose che si chiamano spore socievoli. Sono quelle con cui comunicano, cioè sono tutti quanti collegati tra di loro. Però giustamente finché fai da te a un fungo di merda è un conto, ma tra persone già è più greve. Poi ovviamente noi abbiamo pure il parassita, quindi non è che è proprio ancora più easy. Non ho mai sentito parlare della società della genialità. Understandable. We are small in number and rarely stay in one place for long. My colleagues and I are working to improve conditions in the Underdark. This need not be such a dire, hostile place. Oh, man. It's curious to find a surface dweller here. What has brought you down so deep? Guarda, sinceramente, mi ha infettato un mindflayer con un girino. Oga, dice tanto devo morire. Truly remarkable. But why come to the Underdark, where they hold so much power? Devo andare a torre. You were infected by an illithid tadpole? It's a miracle you're still intact. You must be worried sick, but have no fear. I have a friend who may be able to assist. Omelion! Blurg. This is important, Blurg. My Zirkwood samples need constant attention. It is. This adventurer has an illithid tadpole inside her head, but she hasn't turned. No ceramorphosis? That's impossible, but intriguing. Are you looking to have it extracted?
Mi sa che è un mind flayer che si è distaccato dal cervello. Se no, da mo che ci aveva succhiato il cervello. Ma poi, ma così dall'angolo è uscito, porca puttana. Ma dove stava? Oh merda. Perché tecnicamente i mind flayer, se sono molto sculati o forti, cazzi e mazzi vari, si possono staccare dalla mente alveare. Cioè, perché loro non è che sono stronzi a cazzo, è perché ci sta tipo sto cervello centrale a cui sono collegati tutti. E c'è sta ogni tanto qualche mind flayer che, come noi, perché noi indirettamente siamo una roba simile, che siamo staccati. Cioè, quindi magari fanno qualche patto particolare. C'hanno qualcuno che gli dà la gente morta. Oh, guarda, il cervello lo puoi tenere tu. Il suo amico è un Illithid, come è possibile? I have broken free from the Elder Brain's yoke. I no longer serve the grand design. I ask that you refrain from violence, while I respect that your opinion of my kind may not change. Qua immagino che se c'era Leizel caricava a testa bassa. Che cos'è il grande piano? A collective quest to eliminate the Gith and enslave all other humanoids. If that settles matters for the time being, would you like a diagnosis? Open your mind to me. Let us see what lurks within. Prego. As the Meloan's mind pierces yours, the tadpole pulses with power. It feels 10 times its size. Alive. Awake. Almost smug. This is most unusual. The incubation period should be complete, as should your transformation. But the larva is infused with strange magic. It appears to be in some form of stasis. E grazie al cazzo. Per carità, se non lo venite a sapere da altre fonti, ve lo dice lui, però porca troia. Cosa succede se interrompiamo questa stasi? I can only theorize, but I suspect your transformation would be both agonizing and instantaneous. I thought it was always agonizing, Amelium. Well, yes, but that wasn't my point. Grazie per l'informazione. Of course. I am sorry I cannot assist you in its removal. But I have an idea. Oh, perhaps I should start taking notes. There may be a way to bypass that stasis. There are many alchemical substances that can influence the mind. Scusa, ma mi hai appena detto che se togliamo la stasi esplodo in 1000 tentacoli entai? Vogliamo disattivare la stasi? Non mi sembra. Esatto, la stasi non è il motivo per cui ancora sono morta. I do not intend to shatter its protection. I need only bypass the interference that prevents me from communicating with the lava. Di che tipo di alchimia si tratta? A tincture distilled from a collection of rare mushrooms. They have subtle psionic influence. I would require a fresh tongue of madness and timusk spores. But be warned, in their natural state, both of these mushrooms can be quite dangerous. Timusks cause confusion in those that approach them. The tongue is self-explanatory. È una cosa bellissima che loro quando parlano non gli si muovono queste i tentacoli, ma gli si muove il cervello dietro. C'è il cervello che continua a far così, ma che figata. Incantevole, dove li trovo? The Underdark, of course, although they are quite rare, and their discovery perilous. I imagine Lenore would have them in her possession. She served Mistra as a cleric. E dove vive? The southwest, when I last saw her. Although her tower does have a tendency to move. Ah, ok, la famosa torre. Appena trovo i funghi torno. Sì, ma non ho capito tutto questo perché. Cioè, nel senso, per provare a togliere il parassita o per parlarci, per farsi di che cazzo sta succedendo. Ah, ok, per studiarlo. Va bene. Vogliamo andare diretti dai Duergar prima. Ma sì, andiamo prima dai Duergar, perché voglio utilizzare il mio occhietto. Perché ovviamente i Duergar, come metà delle creature che stanno in sto luogo de merda chiamato Underdark, ragazzi, ovviamente sono dei cacciatori, diventano invisibili, non vedevo sta di. Cercano di inculare
a sangue al meglio delle loro capacità. Zitti, zitti, quatti quatti. A 9 metri tu dovresti poter vedere con quell'occhio bastardo, no? Dwerg cacciatore di schiavi, imboscata ingrandito. Attaccheranno appena i suoi nemici saranno a portata di mano. Può essere individuato superando una prova di percezione. Alza le mani in segno di pace. Must have let it get in your head. My axe will fix that in no time. Ah, perché hai visto che ci abbiamo il fungo dietro, probabilmente, ha detto Masi, ma sti cazzi. Cioè, però 9 metri sono questi. Cioè, io guardo fino a qua. Che effettivamente non è poco, ma non è neanche tanto. Ecco perché non lo vedevo, perché, cioè, lui avrei potuto vederlo dalla porta. Però lui già mi sgamava, visto che stava girato di qua, no? Tattica preferita da Oga. Ah, non sei riuscito a tirarlo. Multi attack, posso riprovare a tirarti? Va bene, Oga se ne va di qua. Anzi, va anche in ira. Avrei dovuto effettivamente, qua sono stato stupido, dovevo fargli un attacco perché così avevo slancio per il turno dopo invece di lanciarlo subito di sotto come una merda. Andiamo di qua, c'è qualcun altro che non sto vedendo perché vedo che ci sta. No, ce n'è uno invisibile, uno ingrandito e un altro invisibile. Bene. Madonna, 80 HP de livello 7. Un mostro. Biribiribiri. Oh oh. La merda ha usato counter spell. Fighissimo. Beh, giustamente livello 7 c'ha quella roba. Sono due Ergar, sono fatti apposta per cacciarti, quindi c'hanno tutte quelle cose per metterti i bastoni tra le ruote. Bellissimo. Però hai solo una reazione, zio. Martello, mettiamo lì. Sti stronzi menano, sì. Giustamente sono cacciatori di schiavi, non a caso, eh. Signorino, vedi questo bel cadavere? Gnò. Ah, micchia, ci vuole un po' prima che ingranano, giustamente. Perché se deve attecchi la roba. Tu, tra l'altro, sei ingrandito, non sei un nano normale. Oh, stai andando da Oga. Sei sicuro? Surge. Animare su 6 bersagli. Ma pigliatela in culo. Che cazzo fai? Ma sei matto? Stava a cercare di spawna 6 zombie. Mi immagino che l'ha fatto proprio, ragazzi, di vendetta. Hai fatto prima? Ok, becca merda. In realtà ce ne dovrebbe essere anche un invisibile lì in mezzo. Se stava lì e c'ha circa 7 metri e mezzo, visto che è un nano, lui dovrebbe essere all'incirca qua sotto. Perché de tattica vorrà salire su a menaccia. Anche perché lui che cos'è? È un melee, mi sa, a vederlo. Sarà tipo là. Non serve vedere l'invisibile. Basta la tattica, ragazzi. Questo lo mettiamo qua perché tanto quello sicuro come l'oro sale. Allora, te in realtà non ti voglio lanciare di sotto, perché sapete com'è. C'ha i drop. Quindi si mena unga bunga tunga banga fortissimo, ragazzi. Togli il dual wield. Ecco, comunque Oga i suoi danni l'ha fatti, eh. Oga c'ha una barra delle azioni, Dio Madonna. Proviamo raggio del ferimento. E basta di spellare! Che cagacazzi che sei! Questo quanto fa? Da 4 a 24? No, visto che c'ho il cazzo girato di livello 3. Tu sali su, immagino, no? Oddio Cristo, sei un barbaro. Però sei un barbaro nano. Vuol dire che io ti prendo di forza e ti lancio nei dirupi. Kaiko! Lo vedi questo? Ah, non scappi? Si è mosso un passo, poi ha fatto... No! Ha sentito Oga dietro qua, che lo prendeva per una spalla. Stai fermo. Che so cazzi tuoi, se no. Domanda, Karlak, tu che sei forte. Puoi saltare poi? Sì. Tonga bonghiamolo in due nel culo. Tu in realtà... We are fucking barbarian. Vai a fanculo, nano bastardo. Hey! The tumor is excised. The Dwega are dead. Here I break ground. From the dark will a mighty circle rise. My song will fill the grotto. Death doer. The grotto may sustain but one sovereign. In the age of glut, there may be no spore. Eliminate the other sovereign. Minchia, me la sentivo che mi saliva su per una gamba. Ti rivolteresti così facilmente a colui che ti ha offerto rifugio? A fate it has earned. My circle long suffered while the Dwega flourished.
sand to spore for help. Yet it cowered in the grotto and let my people be slaughtered. Choose, small mind. Help me grow a mighty circle and reap the reward. Or protect the precious poltroon as it waits for the circle of glut to devour it whole. Ora nemico pubblico pure dai funghi, sì, tutti ci odiano. Se sei così assetato di sangue, Glut, lascia che te ne dia assaggio. You shall never again know home. Prima cosa da fare, eliminiamo la stronzetta qua. 30 danni, cominciano a salire i danni, sì. Però vedete, io ho alzato anche la difficoltà, ma non è che cominci a sentirsi, perché semplicemente ci acchiappano di più e ci hanno la vita che dovrebbero avere. Perché infatti ecco perché tutti i goblin mi puzzavano, perché i goblin hanno 2 di 6 più costituzione, ma ci avevano tutti 12 HP. Però essendo un fungo, c'hai qualche debolezza al fuoco, sì. Allora, in realtà, Gale, tu devi salire l'eppa e ti becchi sti 2 di 10 da danno da fuoco. Questo è un cantrip, comunque. Gna, buff. 24 danni. Dove cazzo stai correndo? Ah, perché ha lasciato una puzza atomica. It greets you with a harrowing elegy, cheerless as the new moon. Sono morti gli schifi. The music shifts, still melancholic, but now streaked with hope. Do you hear a new harmony? Serenity. I name you peace. Fragrant spores waft through the air. Your heart swells with bliss with your every breath. Freely you have given to us. Freely you may take. The guardian gate is open. Go and claim your reward. But before this, I have another boon to ask of you. You have cut out the Dwergar blight, but not its source. In your mind's eye, Spore shows you a drow striding among Myconid dead. Nir, this one is called. He hunted us. Hunt him in turn. Bring me his head. And I will know my circle is safe. This near sounds like bad news. Guess we could lend a hand, right? Pacioccona lei. Ma mi sa che è uno dei tre dell'assoluta. Consideralo fatto, ti porterò la testa di nere. Stop! Stop! Bibberbang! You recognize the name. Bibberbang, a mushroom that releases dangerous spores. Highly flammable. Beh, ti sei proprio cacciato in un bel pasticcio. Non so se si è visto, ma gli ho mostrato la pergamena di passo velato. Ah, Dio, devo fare un tiro su forza. Se becco un fungo esplode tutto. Ecco, io qua la prima volta, ragazzi, col fatto che ero abituato che questi funghi del cazzo esplodevano e tutto quanto. E io proprio ho detto, vabbè, ci stanno i funghi. Ptum, poi ho trovato un cadavere in mezzo e ho fatto, ah, ops. Ma poi scusa signorino, io immagino che quella torcia di merda laggiù con la tua borsa sia la tua. Ma se tu sai che questi sono funghi altamente esplosivi vicino alle fiamme, ma cosa cazzo ti porti una torcia? Ma mettiti le mani in culo. Ma poi l'ha messa perfetta a fanculo. Ma c'è qualcosa di interessante qua in mezzo. Allora io tecnicamente c'ho pure tanta forza, quindi posso fare questo. Cosa c'è lì? Vedo una piattaforma. Candela di Lot. Oh, è un piccolo altare per Lot. Fotti tutto. No, che t'accendi, buono che qua esplodiamo. Ah, è quello che ci serve. Il gambo nobile era. Ma ci potrò passare là in mezzo. Alle! Anita, chi era? Vaffanculo sti funghi. E Dio Cristo. Oh, ciao. Madonna. The cub holds out his leg, revealing a ragged wound. Oh.
voi non so se avete idea. È come fare tipo in Harry Potter, mettervi davanti a fiero becco che va detto se ti avvicini ti ammazzo. Cioè il rischio è quello, cioè se quel becco parte che è morta. Cioè non c'è parassita che tiene qua, è un guardiano, è morta. Taccalo. Ma capito, ma che bestia di Satana. Ah no, medicina, proviamo. As the wound closes, the cub begins testing his weight on the leg. I love him so much. E io amo te, porca puttana. Oh mio Dio, sta qua tra di noi. Ci provo. Accarezza il cucciolo. Madonna, vieni qua. Dopo ci facciamo delle costolette. No, si scherza. Ah, che tra l'altro, io voglio ringraziare il Lich del passato, perché io tanto sapevo che tanto mi ritrovavo come Gandalf. E quindi prima di andarmene via mi sono messo i segnalini. Mi sono messo i segnalini di dove cazzo devo andare. A slender drow blade impales the stone before you, keeping a silent vigil. Una spada draw? Visto che sono una sega galattica, religione, avverti una sensazione di sacralità. Pensa quale potrebbe essere il rituale appropriato. This blade was a warrior's sacrifice to Elis Stray. Blood can only be honored with blood. Mi taglio la mano e verso un po' di sangue sulla pietra. The drow script inscribed on the blade flickers and glows. It rises from the stone, hanging in the air in silent offering. Che bella sta cosa. Ma aspetta, ma è una spada per i bardi. La spada ronza in attesa, pronta a scoppiare in grida di disperato e incanti di incoraggiamento. Ma ma che bella. Questa qui, ragazzi, è una torretta magica che ci spara a vista. Zitti zitti. Ce n'è un'altra. Bonnie, ce n'è un'altra. Ce ne stanno altri. E quante cazzo siete? Però io posso fare tipo... T'è girata! Non te giri di qua poi, no? E si è girata anche quell'altra. Ragazzi, adesso torno a prendervi, è che voglio un attimo capire. Non c'è modo di accenderla, bene. Madonna, ma quanto è grossa sta cazzo di torre? That chest. I can feel its magic. C'è un mestolo. Wait. Did that just transform? Ma è una bag of holding. Ma perché? Ma gli diminuisce anche il peso? Cioè tipo l'armatura che è 3,6. Oddio, ma questa è la bag of holding definitiva. Certo, poi ogni volta che te devi mettere a cercare qualcosa è alla fine, perché dici che questo che cazzo era? Era l'armatura. Ma che figo, sì. Così la gente non lo sa, che dice vabbè c'è la merda dentro. Questo per un ladro è una manna dal cielo, ragazzi. Però se ci metto... ne ho paura, perché se ci metto una borsa che c'ha dentro la roba, se ne va a fanculo la roba. No, è un cucchiaio con 26. È che pesa 60 kg, nego. Io sono un ladro. Quella la diamo a Karlach, perché Karlach, essendo un barbaro, già può portare l'ira di Cristo di roba. Se poi gli dai pure che la roba non pesa un cazzo, è la fine. Lei farà tipo Grog di Vox Machina. Sì, ho capito. Ma io in tutto questo che devo fare? Mi devo lanciare di sotto? Oh, ci sono dei funghi. Aspetta, di qua. Posso farla. Mi spezzo le tibie. Ma quindi devo aspettarmi anche altre robe così. Qui c'è una carota che in realtà è una carota magica. No. È bellissimo che ogni piano è a debito a qualcosa. Eccole qua le spore di Dimmask. Queste dobbiamo portargli al signorino. Sto macchinario va a fiori di Susur. Cazzo stai dicendo? Cioè, per carità, utilizzi qualcosa che tanto qualsiasi persona non può avvicinarsi se c'è un po' di magia. Devo tipo accendere il motore per cominciare a fare tipo i vari switch, una roba del genere? Perché quello là per terra mi sembra un generatore magico. Ok, se abbiamo acceso sto ascensore, che sarà tipo una cosa che teletrasporta. Ma che bello! Oh, oh, individuazione dei pensieri. Ma ho capito, ma ti danno oggetti magici così a cazzo? Ma tanto il gatto che cosa può fare? Due danni. Potevano fare almeno 5, uno per artiglio, no? Mi piace come se un elfo si mette in elmo, c'ha le orecchie che gli sbucano. Però si sono impegnati a fare l'art dell'artigliata del gatto. Quindi ok, destro si scende, sinistro si sale. Gente, potete venire anche voi. Come state? Chi ha vinto a briscola? Però perché riattivando il generatore dovrebbero spegnere le torrette? Perché tipo, guardate, sto a casa. Saliamo su.
E sì, o è un passo velato fatto ad ascensore, o è proprio un teletrasporto. Allora, qua è per salire ancora di più su, e saliamo ancora più su. Tanto prima o poi incontriamo qualcosa che ci stompa il culo. Porca puttana! Un costrutto! Ma che cazzo! Sono un'amica, vengo in pace. Now steel shall ring, false tongue will speak no more. Bernard, guardiano del... Ah, minchia, tra l'altro questa stava con i costrutti. Non stava da sola, ok, però... Madonna mia, ma che cazzo! 20 a forza, statistiche, pom pom, buttate a cazzo sopra, sì? È resistente a tutto, c'ha pure multiattacco. Se non sei un costrutto potresti diventare stordito. Zio, ti devo lanciare dalla torre. Mi stai a di questo? Ah, beh, è vero, siamo a tattico, me l'ero dimenticato, ragazzi. Un'armatura anima, madonna! Suscettibile all'antico... magia. Ecco perché c'erano due fiori, perché tu glielo tiri e loro s'accartocciano, perché giustamente sono fatti di magia. Devi saltare giù, gatto, non per ammazzarti, eh. Voglio far scendere giù il gatto per andare a prendere il fiore. Quanti sono loro? Sono quattro armature animate e Bernard. Mancato. Robo del cazzo, anzi armatura del merda. Si ricomincia. Però prima di ladreggiare, in realtà, vieni qua. Lentezza. Il bello degli warlock è che hanno solo slot di livello massimo in base al loro livello. Shadowheart, ci serve una bella benedizione di gruppo. E col fatto che ha quell'oggetto, qualsiasi cosa che cura viene benedetta. Eccoci qua. Karlak, vai a fare quello che sai fare meglio. Ma proviamoci comunque. Che schifo di danni che hai fatto, hai tirato proprio male. Ciao, come stai? Tutto bene? Ma che cazzo? Ah, Suka! Suka 2! Suka 3! Beh, questo ce piglia, su. Vabbè. Quanto culo vuoi avere? Nel senso, io ho capito un attimo. Raga, i dadi sono fallati per tutti. Karlak, sai che ti dico, no. Si fa sempre full damage. Me ne frega un cazzo. Appunto, caricalo per terra, merda. Ah, beh, è vero che io non ci penso. Questi sono pure resistenti a tutti i danni fisici. Quindi tutta la roba che gli sto a fa dovrebbe essere raddoppiata. E adesso tira una pizza sciotta a tutti. Ho capito, figlio di puttana. Ci hai acchiappato una volta e hai sciottato il barbaro. Ce la facciamo, 64%? Non ce la facciamo. Questo scontro sta durando un botto inutilmente. È troppo lenta perché stanno missando. Sì, abbiamo missato tutto e loro sono resistenti. È una roba incredibile. E grittano solo, sti stronzi, Stanno solo grittando. Karlak, che resisti. Karlak, che resisti. Ok, ha resistito. Però non c'ha l'azione. Ai, affanculo, merda. Non ce l'hai, Karlak, fidate. Se continuate a missa in questo modo, è rimasta Oga. Bisogna vincerla in tutti i modi, ragazzi. E la prima cosa non ha funzionato. Usa una di queste per curarte. Sonno, so 24 punti, quindi puoi addormentare sti due stronzi. Poi corri qui. Voi state addormentati, cuccioloni. Approfittiamo, questo c'ha 6. Blood follows me everywhere. Peccato, quanta sfiga bisogna avere. Aia, fanculo. Addio, lì ci sta Will cotto al vapore. Prima di andare a vedere qua sopra, in realtà voglio andare a recuperare il bastardo. Dov'è? Eccolo laggiù. Bernard di merda. E questo anello usato dal proprietario precedente per accedere sia agli angoli più scuri dell'underdog che a quelli del suo scantinato. Sembra riflettere la luce anche laddove non ce n'è alcuna. Ah, ok, mi sa che serve per qualche posto segreto. Però ce l'abbiamo fatta. Oga ha fatto un clutch da sola incredibile. Sgabello della forza dei giganti delle colline. Cioè, questo è un randellino di merda che se hai in mano ti dà 21 a forza? Aspetta, ma se io faccio questo?
Perché quella tiefling è armata di pugnale e randello? Molto lo faccio vedere io. Boom! Sua testa, fortissimo! Salve, io ho paura di che questo ci fa esplodere il cranio. Ho trovato i funghi che stavi cercando. These are fine specimens. It will only take me a moment to brew them to proper potency. Omeliuum turns away to prepare the potion, lost in its own musings. You must drink the entire draught. I can make no promises as to its taste. E che me fa esattamente? It will lower the psionic defenses around the lava. If I cannot remove it, I may still be able to tell you more about its origin. It expects fear. Sì, perché secondo me lui è curioso di vederci esplodere a sto punto. C'è qualcosa che non mi stai a dire? Only in that you may be a danger to yourself. What the potion may make you see or feel, I cannot determine. But unless you are already a step from death, it will not kill you. Bista cazzo de pozza. The potion is disgusting beyond description. The only mercy is that it goes down quickly. Not a drop left. Very good. As the potion influences your mind, you may find yourself acting irrationally. Try and stay focused. The world loses its edges, its finer boundaries. You are fluid, but trapped. Like a creature suspended in amber. Sì, mi ha fatto tirare su costituzione perché questa sede che è una roba che all'organismo non gli fa bene. Concentrati sul presente, non sulle illusioni. A few sparks and colors dance around Omeluum, but you stay steady and staring ahead. The tadpole spasms, seizes. It's fighting the potion even harder than you are. Fear pierces your mind like knives of ice. The parasite digs deeper, as if it means to hollow out your skull. Canticchiare un motivetto. Come se c'hai una pantegana che sta a cominciare a scavarti nel petto, come ci fa pipiripiripiri. Ma che cazzo vuol dire? Crea un muro intorno alla tua mente per proteggere dall'attacco psionico. The cold blades lose their edge. You are stalwart, turning that tide of fear against itself. The parasite swells with power. More power than you have ever felt before. It surges and twists, lashing out against that which would dare to intrude. The parasite in your mind quiets, pleased with itself. Omeluum, are you well? That lava is like nothing I have ever observed before. Its power is unsettling. Ho sentito il girino crescere dentro di me a più potere che mai. Such an outcome was not in my calculations. There is more to this being than mere stasis. Suppongo che non sia così male. Meglio avere più potere che meno. Yet that power may grow beyond your control. I have another intermediate solution. If you are in need. Un colpo in fronte. I possess a ring of mind shielding. It prevents elder brains from noticing my presence. It will not remove the lava, but it will limit its influence, both positive and negative. I would offer it as a gift, but in truth, the ring is priceless. Is there anything you could offer me in turn? No, guarda, me frega un cazzo, voglio il potere, tiette l'anello. A bold strategy. It is not many that can defeat their own minds. If you require it on another occasion, merely ask. Questo che cos'è? No, questo è nuovo. Istinto di sopravvivenza. 3D4 di cura. Infondi energia psionica in una creatura. Se raggiunge 0 punti ferita, si cura invece di cadere priva di sensi. Cioè, praticamente questa è l'abilità del cazzo di mezz'orco. È un altro potere da Mindflayer. Figata. Ok, quindi tutti quei tiri salvezza non è che sono serviti a cazzo. Sono serviti a qualcosa, fortunatamente. Meno male. Che si fa? Si sterminano gli Zentarim? Mi sa di sì. C'ho sto vago presentimento che ci attaccheranno. La Madonna dei barilotti esplosivi, che cazzo ci sta qua dentro? You spot a man crouching between the shelves, just as he spots you.
bugger! Oh, bro, Carmo! Ci stanno 20 barilotti esplosivi, ma che cazzo fai? Recita la parola d'ordine di Rugan, piccolo serpente lunga ombra. Helm dwarfs! I thought you were flaming fist. Well, down you go then. They'll be on us soon. So if you're looking to trade, you best be quick. Entrance is hidden behind the wardrobe. Here's the key. Ma tu sei scemo, ma secondo te, ma sta a distanza? Tu che cazzo di fine facevi? Ma tu sei schizzato. Proprio qua, fiammella. Esplosione atomica. Dopo 2 minuti. Salsicce, altre salsicce. Sentite un leggero odore di sottopalla, chissà perché. That's far enough. What's your business down here? Answer honestly and maybe we'll kill you clean. Whoa, hold your arrows. This is Rugen's savior, I'll bet. He told us all about you. Come on in then. Any friend of Rugen's is a friend of the family. Che bello però il simbolo degli Zentarim, che è un drago che mangia, mi pare che era il sole. You've got an appointment with Zaris and she don't like waiting. Poi non so se avete capito che siete tutti morti. Ma tanto chi cazzo stanno a torturare laggiù? Ah, Rugen. You're the one who recruited me, Rugen. You're the one who taught me rule number one. Remember? No. Ollie didn't remember either. Did you, Ollie? You're dead the moment you steal from the Zentarim. No matter who you are. You recall an old Zentarim proverb coined by their founder. Ho detto che questi hanno capito che se torni dicendo quelle robe ti ammazzano. Con l'acciaio si sterminano i nemici, ma è con loro che si fanno gli amici. You've read Manchu. Seems you know our ways better than poor Rugen here. There's not much money in retribution. True. Tell you what. You've already taken Rugen's cargo. So finish the job and I'll let you live. Deliver it to Baldur's Gate. Oh, and kill him. No. You were so close. So close to walking out of this alive. Capito, manga sta a fa così, figli di puttana però. SS sei tu, e a quando pare sì. Tutti in piedi, merde. Non si può neanche salire perché hanno rotto tutte le scale. Questa è una merda. Questa è una trappola stronza, Questa è un po' una merda, Si sono teletrasportati automaticamente tutti su. Ritira su Oga. L'importante è un attimo allontanarsi da questa merda di situazione. Ok, ci siamo tolti dall'apocalisse. Perché Carla, che c'aveva un barilotto qua, ha fatto proprio tipo Deku de My Hero Academia quando arriva a scuola. Cioè, gli è esploso sotto il culo. E guardate che tanto prima o poi dovete avvicinarvi, No, 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 no. Noi, da brave merde, ci rifulliamo. Piano, piano. Zitti, zitti, quatti, quatti. Cominciamo ad avvicinarci, perché c'hanno il cono di visione solo fino laggiù. Sicuri? Vogliono stare fermi là? State fermissimi là. Questa quanto dura? 10 turni. Ci abbiamo tutto il tempo del creato per arrivare là dietro alle spalle. Vi faccio esplodere, Dio Cristo. Così vi imparate a uccidermi, Garlak. Pezzi di merda. Cucù. 3, 2, 1. Boom. Una è morta. Cucciolone. Tutto bene? Te gritto pure, merda. Non mi conviene. Quindi entriamo in fight. Quanto c'hai tu? 14. Ti faccio un flagra di livello 2. Li sterminiamo gli Zentarim. Ciao Duart, devi fargli 5 danni. Bravissima. E ci manca ancora il resto della truppa, tranquilli che adesso ci andiamo a inculare pure gli altri. Perché era tutta la merce, questa mi sa che era roba. Loro giustamente, perché sopra c'era la taverna che era presa a fuoco e tutto quanto, no? Quindi loro stavano sgomberando. Volevano distruggere tutta la merce, tutte ste cose. Perché se stavano a dare sicuramente sarebbero venuti a controllare perché piata fuoco una taverna. Controllando a destra e a sinistra sgamavano il deposito. Ma sono già rossi quegli stronzi? O non si sono accorti di tutto il casino? Sono ostili, mi hanno fatto esplodere il gatto. Questa caduta morbida veramente bellina. Staranno con l'imboscata? No. Non hanno attivato le mine ancora perché ci sono passato sopra. Ciao Dort, tu devi prendere questo lì. Così vi imparate a farmi esplodere Garlak, pezzi di merda. Tu? Fame di Adar. Madonna, che belli gli incantesimi del Warlock, che sono semplicissimi, ma sono proprio fighi. Carlac ovviamente in ira, Reckless il lupo, easy, e poi ti vai a fare pure quell'altro. Madonna, il barbaro.
danni. Questa è un'area in cui se tu voi rimanete dentro vi prendete sempre più danni, vi rallenta, il terreno è difficile. Questa è una roba che se riuscite a mantenere la gente qua dentro fa un cazzo di casini di danni. E tra l'altro vi cieca pure, per questo l'arciere non sta sparando. Zio, non puoi fare un cazzo! Oh, che cazzo, stava di no, no, dai che posso tirare, non hai capito, non puoi fare niente. Attacco furtivo! Madonna, sì. Secondo, offend. Poteva andare meglio, ma pure peggio. Tu vieni qua. Posso usarlo il cadavere del lupo? Evoca sto cazzo di non morto. Allora, Eldritch Blast. Però sto giro l'Eldritch Blast con deflagrazione respingente. Perché? Perché bisogna ributtarli dentro sti stronzi. Voi non ve ne andate da nessuna parte. Rimanete là dentro. Karlach, vai con la balestra. Madonna, sì, incantesimo quanto, bello. Attacco furtivo, su quale? Su quello che c'ha più vita. Botta di balestra, su quello. Shadow Art, come al solito. C'ha chiappi veramente, sempre. Oh, anche qua era il ferro infernale. Questo è l'ufficio della signorina. Oh, aura di spirito demoniaco. La creatura evocata è resistente a tutti i danni tranne quelli psichici. All'inizio del turno della creatura evocata deve superare un tiro salvezza su saggezza oppure impazzire. Attaccare la creatura più vicina diversa dall'incantatore. Questo per fare delle run in solo con i minion è devastante. Qui in caso voi siete passati per questa via c'è un altro accesso, come abbiamo visto, all'Underdark. Andiamo finalmente in una zona che io non conosco veramente. Su sta cazzo di zattera di merda. Salpa nell'oscurità. Madonna, ma che bella sta roba. Tiefling. What are you doing on Gek's raft? Where's Gek? Who are you? Temo che Gek sia morto e caduto combattendo i miconidi. Damn. The sergeant will be pissed about her boots. Come on, let's get you to shore. You're the one telling the sergeant what happened. The rest of you, keep patrolling. I'll be heading back with this one. You continue forward in silence until the lights of a camp twinkle through the murk. È un santuario di Shar. Sideways. We got a welcoming party. You shithead! Time you showed up. We got trouble. Spit it out! Sergeant finally choked on true soul Nier's prick. Drugno! The twat soul caused a rockfall. Trapped tighter than a ring on a fat finger. You're shitting me. You pay up? That's the trouble. He's got the gold on him. Sergeant's arm is falling off with all the gnome slaves she's been beating. Who's the Hoon, Greyman? Another slave for the dig. Però bello, siamo in un tempio, in un santuario di Shar. Perché ho visto le statue con lo stesso simbolo di Shadow Art. Le parole di Bat ti riecheggiano nella mente, non farla pregare. Immagino che c'entri Shadow Art, perché qua lei subito. Sì, siamo in gita, porca troia. Sono un'anima pura e tu mi tratterrai con rispetto. You feel the slightest of stirrings in your head. The Duergar is not infected, yet your minds resonate. I'll be. You ain't shitting. Felt the tingle. Your twat soul chum owes us a load of coin. You want through? Make a donation. Diete sti sordi, poraccia de merda, 100 monete. I'll be shagged to Shanitar. Shit's looking up. But I'm warning you. That twat soul ain't settled up soon. There'll be hell to pay for the lot of you cult buggers.
Sì, io giusto per non rischiare, visto che siamo in una tana dei Duergar palesemente, tutto, cioè poi 100 monete, cioè proprio... Madonna, siamo in un santuario di Shar, ma che cazzo dici? Giustamente qua tutto fatto viola, e madonna... Sì, una zona nuova da esplorare finalmente, apri tutto. Oh oh, qua c'è la waifu con i piedini, mi sa che avete fatto uno di quei banchetti, vero? The scraps of a nightfall feast. Immaginavo, perché c'hanno sta cosa molto bella e è un rito di merda, perché questi essenzialmente si scotennano tra di loro, si mangiano. Ah, hai percepito che si può attraversare il muro? Ah, c'è un tasto. Dove mi sto andando a infilare, Cristo solo lo sa, andiamo in furtività. Delle amalgama o degli slime? Madonna, un nemico nuovo. Niente crit. 28 danni e che li butti. E no che non li butti. E ho capito. Che cazzo. E non c'è un figa di attimo di chill in questo cazzo di gioco. Perfetti. C'è una signorina laggiù. C'era il buco nel muro di fianco. Ah, ma immagino che scassino ci sta. Oh, zia, c'è il sentiero. Ah, porca puttana. Ma chi cazzo l'aveva visto, ragazzi? Philomin con un barile di polvere runica. Ah, in mezzo a tutte ste fiamme? Raga, voglio giusto... Chissà se si può fare. Oh, madonna. Che cazzo era? È l'attacco veramente a Fukushima. Ma porca puttana. Ma quanto cazzo forte si esplodeva. Io volevo provare a fottergli il barilotto da sotto il culo per vedere se c'era qualche differenza. Hold it! I swear to Iron Hand. One more step and I blow us to chunks. An ashen scent fills the air. The barrel is filled with smoke powder, but the scent is acrid, as if contaminated somehow. Or much, much more concentrated. Hells, whatever you do, don't set her up. Shut your mouth, Hoon, or I'll shut you down. Non essere stupida, guarda le tue vie d'uscita, non puoi andare da nessuna parte. That's the point, genius. Better to die in this shit heap than rotting Moonrise. You want me? Come get me. Ne sei sicura? Quando sei morta, è finita, no? Damn nutter. You think I fear death? Shit. I can't do it. Go on. Drag me to Moonrise. I'll make you cult nutters suffer. Non te porto da nessuna parte, sei libera. Well, aren't you sweet? I'm not stupid, you know. No such thing in Grimforge as kind hearts. Spit out what you want and let's be done with it. Non voglio un cazzo. Then prove it and leave. No, no, no. Dai, Acuccia, dove cazzo vai? Sei non letale, Karlak? Io pensavo che lo lasciasse là il barilotto. Dai qua, madonna, fa 10 di 8 più 40. Danneggia qualsiasi cosa si trovi in vicinanza e metta a segno un colpo critico contro gli oggetti e gli elementi ambientali. Questa roba qui, io non ci avevo fatto caso. Morirà presto, non possiamo permetterci di riposare. Ergo, non possiamo neanche andare all'accampamento. Non lo so perché non puoi neanche andare all'accampamento. Finché era il long rest lo capivo. Tired. Sleep. Rest, little one. But do not take long. I feel his shadow. I heard his name whispered. The rock shivers from the sound. The Ketherick Thorm. Ketherick Thorm, a familiar name. Halsin mentioned his stronghold deep underground. Il comandante dei giustizieri oscuri. Mighty elf cloaked in darkness. 10 masters ago and 10 more. But I remember there was the work and the blood. There was the Thorm's army. There was the hell beast that broke them. The Ketherick Thorm's name faded into stone until the Nier came.
effettivamente sta cazzo di capra c'ha tanti anni. Quindi ok, effettivamente come abbiamo letto dal diario di un Sharita, stavano qua e sono stati spazzati via da una creatura. Cioè tutti i giustizieri oscuri, che sono persone mie coglioni, sono state spazzate via da una singola bestia infernale. Intendi come me con le corna? No. Bigger. Angrier. I saw tusks and flesh, smelled fire and eggs. It came with the mask men, crashing and smashing. Non sai che tu ci stai scherzando, Kyle, ma potrebbe essere qualcosa di veramente a quel livello greve. Ha distrutto una guarnigione di giustizieri oscuri. Uno stronzo. Che memoria notevole, quanti anni hai esattamente? I outlived my mother. And her mother's mother, and many mothers beyond. Blessed to see many live, cursed to see many die. Infatti che tra l'altro ci ho fatto caso adesso, quelle scintille, quelle scie, è lui che ha castato sonno sull'altro bue o l'altra capra o quello che cazzo sti robi. Va bene, comunque un caprone di merda ha buttato lore, così a cazzo proprio. Sì, comunque ha castato sonno sull'altro bue, è un bue magico. You, grab a cane and whip these Drugnin beasts into shape. That rubble needs clearing. And my patience is hanging on by an arse whisker. Ma scusa, ma hai un frustino che c'ha come Elsa una spina dorsale? Vuoi che bastoni quelle povere bestie? Damn right I do. Getting cramps in my arm, trying to whip the Drugnin beasts back to work. Now get to the Canaan, for I thrash you instead. E che c'è sta dietro le macerie? You got no need to know, and I got no need to tell. So get to Canaan or to leave him. Vuoi il mio aiuto? E allora mi devi dire che cazzo c'è sta dietro. Fine. Look at this. Adamantine. Stuff's no joke. Stronger than steel, rarer than mithril. It ain't mined, it's made. There's an adamantine forge back there, sure as shitting. Don't get any smart ideas. That forge is clan property. But get the beasts moving and I'll toss some coin your way. Vediamo che cosa posso fare. Go on then. Light a fire under the buggers. No more. No more pain, no more work. All must die. Respira, concentrati. Se colpisci i tuoi padroni, distruggeranno il branco. All right. We will work. We will do as we're told. We will clear the way. Not enough caning for my tastes, but you got the job done. I almost feel bad about this. Ti sentirai ancora peggio tra un attimo. Ce ne siamo fatti solo uno. Un bel incantesimo. No, aspetta, mi devo risparmiare gli incantesimi. Non possiamo fare long rest. Non posso fare long rest. Sta cosa me la son dimenticata, Dio Cristo. Bisogna risparmiarli. Ciao, picchi puttana. Abbiamo livellato. Madonna, il caprone OP as fuck. Karlak. Andiamo in ira. Reckless. 50% multi-attack. Arca puttana. E si fa un bellissimo sneak attack. Si fa 22 danni. Sei circondato, zio. Carica. Ma colpisce tutti. Mo spingioca di sotto. No. Mattissimo. Ho anche detto figlio di puttana. Ah, ma siamo non letali. Pezzo di merda. In realtà, prima di andare avanti, voi state dicendo perché sta facendo sta roba? Perché voglio vedere se c'è delle informazioni utili. The corpse regards you lifelessly. No, ok, non ci sta roba extra da chiedergli, peccato. Correte che ci ammazza Noga. Mi ha rubato l'arma. Si è mangiato l'arma, la merda. Questa qui era una trappola degli arpisti per la gente di Shar. Ma che belli, Dio Cristo. Fa vedere. Madò.
poi con tutti gli occhietti che si aprono dalle varie robe del legno. Oga, so cazzi. Bella per voi. Ok, dovrebbero avere giustamente poco movimento. Sono delle cazzo di scassapanche di merda che camminano. Perché comunque ti grabbano, ti attirano a loro, quindi non c'hanno bisogno. Will, sai il tuo nuovo incantesimo di chiamato palla di fuoco? Lo tiriamo subito, subito. Spostati qui. Palla di fuoco. Kiki de puta. Sta andando a riprendere ciò che gli appartiene. Vai, spacca sto mimic di merda. Allora, dai una mano a tua moglie. Perché svantaggio? Pesantemente ingombrato. Perché sono pesante? Ah, sono pesantemente ingombrato perché mi hanno tolto il bastone della forza. Non sono più ingombrato, ragazzi. Io mi immagino ante il fight ogni volta. Oh, aspetta, vado a vedere entrare la borsa. Bellissima come cosa. Becca. Tanto fanno acido per abbassare la CA. Dammi la mia arma, pezzo di merda. Meraviglia del trovatore. Aumenta di uno la tua classe armatura. Ottieni un utilizzo di ispirazione bardica extra se possiedi questa capacità. Questi sono dei cosi per un bardo. Ah, che belli. Qui c'è un forziere giocattolo. Cosa non avete percepito? Perché mi devo incazzare? Cosa non avete percepito? È un mini mimic? Ah, ok, cioè il forziere giocattolo spawnava un forziere più grande. Che c'è dentro? Pergamena di prova. Ma che non si limitano a omicidio, schiavismo e profanazione di tempi sacri. Minchia, si è divertito. Il nostro intento è dichiarato un'alleanza tra gli arpisti e l'enclave di Smeraldo. Ah, quella che abbiamo letto. Sui muri dentro al boschetto di Smeraldo. Infatti parlava della storia di come arpisti e druidi sconfissero l'oscurità di Shar. Sono quelli lì. Figata. Scusa, basta? Cioè, ho rischiato di farmi saltare le dita? Questo. Ah, è questo, nere. Si sta qua dentro. No, ce l'ho per farla saltare, Harlock. Ho preso la bomba di veramente Fukushima. Bugger off! You're distracting the slaves! They run! You're dead! Faster! Heat up some rocks! Let's see how the little pricks do when we strap fire to their legs. Not the most sophisticated way of getting what you want from someone, is it? Move, Hoon! I don't have time for drugman outsiders. Ma tanto una cosa bellissima che sto notando è che noi siamo sudati, non tanto per il combattimento, ma perché qua giustamente siamo vicino alla lava. Cioè tutti i nostri PG sono frascichi di sudore perché fa caldissimo. E tu come fai a stare scalza? Ah, perché erano gli stivali che ci diede la gnoma dai miconidi. L'ha rubati a lei. Mi è stato detto di fare rapporto a te. Gek Cole è morto. Dead. Drugman Gek. Figured I could count on him. Lesson damn well learned. Now move! I've got no time for- The parasite stirs, but it's a mere tickle. You hear no thoughts or memories, just an echo of scars that never healed. A true soul, eh? Useless wreck of a lookout could have told me. Glad you're here to take responsibility. Tunnels collapsed. Trapped true soul near. He's stuck in there with poisoned geezers. We don't get him out soon. It's both our heads. What is it with these people and heads? Let's get in here and get out. È vero, effettivamente. O la tagliano a loro, o noi dobbiamo tagliarla a lui per darla ai miconidi. Il bello è che tanto, se voi fate male la quest di Carla che vi schierate con Will, quella è un'altra testa. Me ne occupo io. Thought you would. True souls don't abandon their own. Sì, ma dovete togliervi dal cazzo! Io c'ho un barilotto nucleare! Non lo posso mettere qua! Toglietevi! If the true soul dies, you're getting the blame! Togliti dal cazzo! Devo farla proprio brutale sta cosa, mi stai a dire, no? La vedete questa? Oh, meno male! Dio Cristo! Bisognava cacciare fuori il barilotto, se no non erano contenti. Lontani! Che qua sì che so cazzi amari adesso. Bono, stai calmo, te do fuoco alla barba. Va là. Ma raga, io mi sono messa qua a distanza perché dicevo, vabbè, se stanno loro là, avranno calcolato più o meno le esplosioni, brutti figli di puttana. Si sono messi lì, a cazzo. Ma porca puttana. Ma forse perché devo usare questa più piccola. Cioè io ho detto, vabbè, stanno qua giù. Ma vaffanculo, ma c'hai 44 HP. Vabbè, ma qua vieni con un martello, raga. Un attimo. Che ansia. Does not fail. Tocca un altro innocente e avrò la tua testa. You care for the weak, true soul.
Most curious. Dato che non mi permette di salvarla perché ha fatto boom, ha fatto esplodere. Quindi sono venuto per conto del miconide sovrano. You heed an overgrown toadstool, yet defy a true soul. Thryn, carve out her heart and serve it to the Rothe. If she indeed is a true soul, let the absolute save her. Vi taglierò la gola prima che possiate battere ciglio. I see your idiocy is surpassed only by your ego. Dwegar, this true soul has betrayed us. Let her blood prove your devotion. Ah, ma sta là dentro lui. Porca puttana, 15 danni. Momento del lancio, momento del lancio. Sciolto. E uno ce lo siamo fatto. Andiamo con lo sneak attack. Minchia, l'ho quasi shottata. Maestria della mente. Dieci di sei di... Ah, è vivo sto stronzo. Benediciamo tutti. Niente è invisibile perché è un Dwergar. Una curetta tattica. Aspetto dell'alce, così abbiamo più movimento. Tranquilla. Vai. Tu stai messo una chiavica. Però puoi fare una cosa molto interessante, ovvero mettere la fame di Adar qua. Shadowheart, guardiani spirituali necrotici. Fai un passetto di qua, così colpisci anche lo stronzetto. Ci abbiamo ancora tutti la benedizione. Sì, però io ti direi fare un parola guaritrice di livello 3 su Will. Oddio, sei un barbaro. Tua madre. Carla, Kira, prendiamo questo nel dirupo. Rupe! Poi corre lì. Che bello che abbiamo il vantaggio dell'alce, quindi possiamo correre tantissimo lontano. Madonna mia, che bello il totem dell'alce. Vai amico! Allora, tocca ad Oga. Oga, che cosa puoi fare tu? Dovresti avere il totem pure tu dell'alce, quindi puoi andare qua dietro, prendere lui. Li buttiamo tutti nella lava, sti pezzi di merda. Quello fa male però. Quello bisogna stare attenti, ma noi ci spostiamo laggiù per adesso. Così questo, se si allontana, si prende un bel attacco d'opportunità. E ci sarebbe ancora Nere che sta rompendo i coglioni. Dobbiamo dare una mano a Shadowheart. So calcolato bene. Stai dentro i miei fantasmini, pezzo di merda. Proviamo a spaventarlo. Così butta per terra l'arma, la merda. Quello è morto, mo tocca a Nere. Sussurri dissonanti su Karlach, questo è greve. Salta, vai, sì, sì, avvicinati. Questo scappa dall'altra parte perché è spaventato. Invocare duplicato, questo dà vantaggio a tutte le creature a 3 metri per colpire. E allora sì, Karlach, tira la tua bellissima ascia. Becca merda! Tu usa una bellissima cosa chiamata azione scaltra per avvicinarti. Sneak attack! Gna! Che Karlach deve fargli male. Quindi la benediciamo grazie a una cura. Allora, Will, bevi di una pozza. Attacco d'opportunità, ti acchiapperai. Ho fatto bene a fatte bevare la pozza perché erano proprio precisi, precisi. Tu mi sa che voli via, merda, se ti prendo. La concentrazione te la sbatti in cu. Becca! 26 danni! Dentro al buco del culo, proprio. No, in realtà dobbiamo eliminare quello. A quest'altro ci pensano Karlach e Oga. Karlach, ti stai per prendere una pizza molto forte sui denti, io te lo dico. Però è una pizza che ti rafforzerà. E te ne prendi pure un'altra. Madonna. Madonna di Dio, mori! Mica, comunque è stato devastato. Luttiamo lo stronzo, ovviamente. Oh, aspetta! Manu! Oh, ma che cazzo! Un attimo! Allora, cambiamo l'ordine delle cose che voglio fare. Dio madonna! Trasformati in un figa di drow e subito decapitalo! Parlaci! Ok, quindi lui non era uno dei tre. Questo ovviamente, se non avessimo cambiato aspetto, non ci avrebbe parlato. Adesso puoi decapitarlo! Lanterna lunare rotta. Catches your eye. A lantern, it seems. Though no light flickers within. Broken. And there's dust inside it. Esamina la polvere dentro la lanterna. This is pixie dust, used to illuminate a lamp
or left behind after a pixie's death. Ah, ma mi sa che questa è tipo una lanterna di Selun. Io ci sono passato sopra così come uno stupido, ma quello che mi ha detto Alcimic in quella zona e ombre, l'assenza di colore, ci sta tipo un'infiltrazione del piano delle ombre. Mi sa che è quello. Questa serve per passare lì se la riesci a riparare. Allora, adesso comincia una cosa strana, ragazzi, chiamata prendere i cadaveri nella lava. Ma perché l'avete depotenziata, mano magica del ladro? È fatta per rubare, Dio Cristo. Potrò raggiungerlo da qua. Non scendere. Oh, stai calma. Piano. Oh. C'è Oga col ditino che va nella lava. No need for me to ask how you fared. Some of my kin have already made it here, safe and sound. It's past time we were back in the city. But if you find yourself there, call on us. The Iron Hand gnomes are good friends to have. Be at home. Ti ho portato la testa di Nerd. The drow sought to shatter our circle. Now his flesh may feed its growth. In dealing death, you have brought this circle life. And thus we name you Life Chanter. As our circle grows, so shall your song. Wherever you go, only listen, and you may hear it. Il sovrano Spoce è ricompensato per avergli consegnato la testa di Nere. Amuleto dell'emissario. Raro. Voce del circolo. Azione di classe. Fornisce a un alleato un bonus di +2 alle prove di persuasione. Ah, sono tipo delle spore pacifiche utilizzabili. Bello. Allora, ragazzi, facciamo una cosa. Visto che io sono il ladro e vado in avanscoperta, vado a controllare io. Madonna, ma continua tutto. Ma che bello. Sì, ma qua c'è un ponte invisibile della merda. Ci puoi saltare fin di là. Pelo! La mano può disattivare. Cioè, questo sì, quell'altro no. Beh, insomma, gli sciaridi se sono sbizzarriti che le trappole. Disattiva pure questa. Sto ponte porta veramente da Dio. Che cazzo c'è su sto ponte di merda? C'è una cesta d'oro laggiù. Ragazzi, ho fatto letteralmente 30 tiri. E dopo un tot devi cominciare a missarli. Nel senso, puoi essere anche lo scassinatore del mondo definitivo. Ma a un certo punto ti stanchi. Questo è il bello di un ladro arcano. Oh, tieni un bonus di più nella CD degli incantesimi. Ah, minchia! Di quelli che spari! Porca troia! Finché possiedi carica elettrica ottieni un bonus di più nella CA e di salvezza. Questo è un vestiario. Questa è buona, eh. L'idolo di Shar. Ciao, Duart. Ho trovato la cosa per farti venerare. Secondo me lei è contentissima adesso. Lady of Sorrows, guide us. Did you want something? Certo, dire la madre della perdita ci guidi è una cosa che tu dici va bene contro un albero mentre guidiamo sull'autostrada. Ho trovato questi due di Shar, ecco, immagino che lo voglia tu. You thought of me. Thank you. It's beautiful. I'll find a place of honor for it in camp. Nobody's ever given me anything before. What do I owe you in return? È un regalo? Non mi aspetto nulla in cambio. Thank you. Lady Shard teaches us to forswear material goods. But I think she'll make an exception for her own image. È tipo la chiesa. I wonder. Perhaps this is connected to the Dark Justiciars. This is no coincidence, I'm sure of it. I need to keep an eye out for more signs. Learn more about the Justiciars' presence in these lands. It could be important. As long as I've prayed to Lady Shar, I've wished to serve her as a Dark Justiciar. There is scarcely a greater way to fully dedicate yourself to Lady Shar, save perhaps if you become the head of her church. Ma secondo me il fatto che a te t'ha tolto i ricordi te sta travia un po' come cosa, perché c'è qualcosa dentro la tua mente che t'hanno lasciato per farti continuare a essere di Shar. Beh, se un tempo i giustizieri oscuri avevano potere da queste parti, tutti i segni indicano che sia passato molto tempo da allora. All signs we've encountered so far, perhaps.
I'll be keeping my eyes peeled going forward. Fallo pure. Cioè, siamo in un cazzo di tempio enorme di Shar. Era tipo una fortezza, altro che tempio. Elisir del Colosso, bevi per aumentare la tua taglia. I tuoi attacchi con un'arma essenziale infliggono un D4 extra e ottieni vantaggio alle prove di caratteristiche e tiri salvezza. Karlak, stai per diventare una stronghi waifu gigante? È enorme! Oh mio Dio! Fatti dare un abbraccio, vieni qua! Madonna, guarda quanto cazzo è alta! Adesso mi può prendere in braccio anche Karlak. Sanno che non ci sia ancora qualche creatura che mi sta per il culo. Oh, questi sono demoni. O sono diavoli? Merregon legionario. Qua ci stanno i cinghiali infernali. Di interessante si può fare che Will casta qui dentro roba di Adar. Peccato, perché se qui avessimo avuto un incantesimo di utility, sapete che potevamo fare? Potevamo fare questa cosa dentro che è piccolo, tramite l'incantesimo chiudere porta o col lucchetto, potevamo chiuderli dentro. E morivano perché non potevano scappare da nessuna parte. Will, tu che adesso hai fatto sta roba, allontanati, perché sennò perdi la concentrazione. Madonna, che bello, fame di Adar. Una porchetta che salta, ma che cazzo vuol dire? A lei l'ho mancato, peccato, però ti posso rispingere dentro. Vai, vai, a casa. Dobbiamo fare proprio uno sbarramento grazie a Karlak qua davanti, così rimangono dentro. Carica! 31 danni col primo. Tra l'altro questo robo, ragazzi, è grosso. Cioè, vedete la comparazione? L'ombra, lui, Karlak. Ma infatti mi sa che qualcuno ha fatto la merdata. Cioè, qualcuno dall'interno ha fatto un rituale per evocare dei diavoli. Forse per contrastare quelli che li stavano attaccando. Dato bello, questa è tutta la parte oscura della luna. Ah, avevano come prigioniera un arpista che per scappare ha evocato dei demoni. Stampo per scimitarra. Questo è utilizzato per forma un pezzo di equipaggiamento unico. Lo stampo sembra fatto su misura su qualche utilizzo di una forgia. Dobbiamo esplorare tutto. Possiamo forgiare varie armi e armature. Ma poi quanti equipaggiamenti unici, Dio Cristo. Qua stampo per corazza a strisce. Ho capito quanto figa di madonna. 10 kg. Qui ci stanno gli stampi e paradossalmente anche delle cose che ci menano. Posso andare in piedi? Non c'è nessuno che mi... Cioè, ci sei un cono di visione. Di chi? Ma allora di là non c'è la forgia. È quella la forgia da Damantio. E poi immagino tutta quella roba per poi forgiare. Mi ricorda veramente tantissimo lo Hobbit, che ci stanno quei momenti dove ti fanno vedere i nani che hanno quei martelli giganti per... Vorrei fare un'armatura in futuro per Oga, perché Oga avverrà un momento in cui ci avrà la sua via, cioè non respecca più. Prima davanti non si muove, non viene scalfito. Qua ecco perché serve quella roba. È un materiale talmente duro, giustamente. Cioè ci devi tirare sopra una madonna. Tanto puoi scendere sotto. Quanto è bella sta cazzo di verticalità. Allora, scendiamo un attimo qua sotto. Scollegatevi. Esplosione imminente. Oddio, ma posso scendere anche là sotto. Ma raga, ma io pensavo fosse una puttanata. E poi da laggiù come cazzo risalgo? Col teleport, perché poi te voglio vedere. Adesso ci andiamo. Adesso andiamo anche là sotto. Lo rompo e basta? Ah, ok, perché è debole la roba di forza. Eldritch Blast. Allora, devo scendere giù. Oh, porca puttana, c'è un elementale della lava. Allora, stavo per scendere da solo in mezzo alla morte, ragazzi. Ma c'è una via più facile per... Ah, sì, dalla forge. Ok, allora non mi lancio per adesso in mezzo alla morte. Sì, stavo per andarmi a lanciare in un barbecue gigante. Poi il gioco mi ha detto, guarda, puoi pure non farlo. Cioè, il fatto è che quella non è la... Sì, invece, è la forge da Damantio, per forza. Perché c'è la leva, al centro c'è il coso col martello. È la forge da Damantio. Questo palese cheat al Signore degli Anelli. Perché hai salvato il terrore. Dei Mephit. Vediamo se esplodono. C'è un problema. Si stanno moltiplicando come i cazzo di funghi. Addormenta questo e questo. Perché un bersaglio addormentato subisce automaticamente un crit se lo colpite. Quindi se tu fai questo passino di merda. Magna! Madonna, devo prendere come stile combattimento a due armi, perché sennò veramente fai proprio un cazzo con l'offend. Stavo usando un incantesimo, riscaldare metallo. Guarda, so così che mi ha pesa il culo, te lo counterspello, perché se quell'arma cade di sotto è la fine. Bestemmio Cristo, veramente. Allora, visto che ho paura che lì spawna qualche Lich King, qualche roba del genere, facciamoci un riposino lungo. Però non c'era scritto che c'era un guardiano della forgia? Non tirate leve, mettetevi le mani in culo, alloggi per gli sta... No, no, qui non si tocca. Andiamo a prendere la mula segreto. E qui ci sono degli elementali. Ah, ma è solo uno? Tu prendi illusione minore, spawnala lì. Vai, crittaglielo pure sui denti.
Vabbè, 24 danni onesti. Rigenerazione magmatica. Se inizia il suo turno su una superficie di lava, si prende da 20 a 120 punti ferita. Ma c'è la mamma zoccola. La sua presenza disturba la lava nelle vicinanze. Ah, è lui! È lui che fa fare le esplosioni. Temporaneamente ostile, molto lo faccio vedere io. È resistente al perforante, quindi gli avevo fatto in realtà 44 danni. Immune al fuoco, debole al ghiaccio. Allora facciamoci un attimo furbi in realtà. Noi ce l'abbiamo nel nostro bellissimo inventario una cosa chiamata boccetta d'acqua. Lo so che ce l'ho con lei, ma non lo posso cambiare mo. Ah no, non siamo in fight manco per il cazzo. Bravissimi. Kyle, Vippo Zorak. Acqua è bello perché ti rende vulnerabile ancora di più. E vabbè, che a distanza di Topo Gigio di livello 3. Perché così è bagnato. Becca! Ma come cazzo fai? Karlach! Tu c'hai fame di Adar che fa danni da freddo. Tempesta di ghiaccio. E poi pure una pergamena. 26 danni. Con un trucchetto. Se inizi il turno sul tuo coso. Suca! Eccola qua di nuovo, lancia incantesimo. Che merda. Ma sono resistenti. Mo te lo faccio vedere la resistenza. Nel culo la resistenza. Vai. Il pavimento è lava. Sì sì, proprio scena da D&D che se la lanciano tra di loro. Easy. Questo è il potere di essere a cattoni, ragazzi. Trovate una padella di merda, portatevela, non si sa mai che la potete tirare in bocca a un goblin e pararvi il culo. Ora possiamo passare in tranquillità. The amulet is heavy, but holds a subtle warmth, like it was left under the sun. Suddenly the metal surges with heat. You feel great power and an overwhelming urge to laugh. Can thou endure? È un amuleto che c'ha come maledizione che ti casta addosso risata incontenibile di Tasha. Combatti l'impulso. Anche se sarebbe bello vedere il personaggio che ride come un coglione. The laugh urge fades. A quiet power spreads from hand to head, then down to your feet. Thou hast done well. For what is a laugh, if not one step toward madness? Thou art the one! Return me, take me home, and thou shalt grow with blessings! Dove? To my granddaughter, Shira Clawin. Serves Ilmata, she does. She waits in Worm's Crossing. Take me there. And thou shalt bathe in her golden gifts. Oh, thou shalt be blessed indeed. Ti porterò da tua nipote. I shall walk with thee. I shall grant you my power. Capito, ma siete dei figli di puttana. Potevate anche non sciogliermi nella lava. Madonna mia, ma che bello. Tra l'altro, tutto con i simboli di Shar. Vabbè, perché qui ti forzano a volerlo schiantare contro il martello, essenzialmente. Madonna, 450 HP. Tu vai in ira. E assolutamente. Destrezza c'hai poco, no? Di nuovo. Oh, aggra chi lo attacca. Ok, benissimo. E allora Will, aspetta. Vieni qua. Ok, adesso che sta là, Oga salta qui. Perché tecnicamente adesso dovrebbe venire verso di me e dovrebbe salire là sopra. Riesce a saltare qua Will. Bravissimo, un eroe. Bom bom. Non si sposta, eh. Will, me sa che so cazzi tu adesso. Ti prego, acchiappa, c'è Shadowheart. Qualcuno lo prendi, che sennò adesso si gira contro Will e gli sfonda il culo. Dai. Ok. Spero che non debba sta perfetto sopra, perché sennò Dio Cristo. Becca merda! Oddio, c'ha pure i minion. Karlach, laggiù ci arrivi? Sì. Allora, beccate.
Ma io quindi posso riutilizzare... Ah no, perché prima si deve scaldare. Schiaccialo! Merda! Oh, elmo del teschio di Grimm. Gli attaccanti non possono mettere a segno colpi critici contro il portatore perché è un'armatura fatta di quella roba lì. L'armatura invece, corazza a strisce di adamantio, è un'armatura pesante, 18. Riduce di 2 tutti i danni, torsione adamantina quando un attacco in mischia ti manca, rendi l'attaccante barcollante per 3 turni. Svantaggio alle prove di furtività, gli attaccanti non possono mettere a segno colpi critici. L'unica cosa grande che ho fatto è stata respeccare Shadwart. Shadwart dal chierico dell'inganno qual era è diventata una chierica della vita, quindi sarà proprio full healing. Questa è una cosa molto figa perché proprio come roba del dominio può già mettersi di base le armature pesanti, ergo quel talento che si sarebbe dovuta prendere per mettersi le armature pesanti è diventato, vediamo se riesco a farvelo vedere, maestro delle armature pesanti. Questo è un talento che moltissime persone sottovalutano, perché questo è un talento che se voi avete competenza nelle armature pesanti e prendete il talento, riduce di 3 ogni danno fisico che voi ricevete. Che uno dice, vabbè, ma che cazzata. Manco per il cazzo, perché se siete un guerriero in mezzo a un fight che se prende 10 attacchi, 30 danni su 30 danni. Se in più ci mettete che magari c'ha le armature adamantine per non prendersi i crit, che è in chierico della vita, capite che questa sarà il cuore del party essenzialmente. Il chierico della vita è molto buono perché proprio incanalando la propria divinità, questa è una roba che in quest'area qui cura dei 18 più tutti i bonus che c'avete, cazzi e mazzi vari. E tra l'altro chissà se i chierici hanno mantenuto evocare, come si chiama? Richiamo della divinità, invocazione, avatar della divinità, perché i chierici a un certo punto letteralmente possono fare bro, mi viene a dare una mano e quello scende. Cioè, quindi chissà se c'è quella roba, perché sarebbe molto figo. Questo è la Thunder, mi pare. God of the dawning sun. Brava studiosa Oga, ha letto quei cazzo di libri che ha copiato. Chi cazzo sei tu? Donna, mi hai fatto prendere un colpo. Lady Esther, che bellissimo nome. Ah, a friendly face. Oh, you are a sweet, sweet blessing, my dear. You know, I've had nothing but trouble all day. I've been accosted, chased, insulted. Look over there. Do you see that wretched little hive? È un tempio? Oh, it certainly looks that way. But inside, it is swarming with brutish, stupid, rude Githyanki. They have the audacity to call that hole a creche. As if it weren't actually a murderous training camp. Honestly, I was doing them a favor offering to buy one of their eggs. And how am I repaid? Attacked and run off like some transient. Ma scusate, ma perché i git nascono dalle ova? I git nascono dalle uova! Vabbè, perché giustamente sono tipo delle rane, letteralmente. Hai cercato di comprare uno dei loro bambini? What? No, of course not. I was merely... Well... Look, it's just an egg. The Society of Brilliance asked me to acquire one of their row so they can incubate it and, once it hatches, raise the spawn in their tradition. The Society believes a Githyanki raised in a peaceful, nurturing environment can overcome its violent nature. Githyanki can no more rise above its nature than gnomes can fly. Quindi questa fa parte sempre dello stesso gruppetto, perché ovviamente qua dovresti scegliere una o l'altra via e te la devono fare incontrare sta società. Beh, la violenza viene insegnata e non ereditata, non c'è bisogno di rubare un bambino per saperlo. You've been sipping from the same goblet as the society. Perhaps you'd be willing to help then, to prove your point. They may have chased me away, but surely the Gith would welcome a person with such sympathetic views to their creche. And once inside, you could simply purloin an egg. You'll be well compensated, of course. Just bring me an egg. Ti puoi infiltrare in un cazzo di asilo Git, rubargli un bambino nel mentre, anche possibilmente sgozzarli tutti e uscire sano e salvo da lì, mentre noi abbiamo l'arma dei Git in tasca, tra l'altro. Questa cosa non la sapevo, figata Kyle. Ecco come ottengono dei draghi così adulti che se fanno cavalcare, fanno patti con Tiamat. Vabbè, no, là dentro ci dobbiamo entrare, nel senso, pagami prima. Vai. Se faccio Snake Eye e l'ho misso...
Questa mi dà anche le mutande. I suppose there is a reason I'm asking you to do it. Very well. Here's the money. Now, I expect a speedy delivery. Cioè, tu mi hai chiesto di rubare un bambino Git? La mia ricompensa sono 443 monete d'oro. Cioè, vabbè che nel mondo dei Forgotten Realms 443 monete d'oro sono sfroppo, eh? Perché sono sfroppo? Però, Dio Cristo! Tra l'altro, sì, io ho un piccolo problema. C'ho l'Eizel che sta a 7 metri sottoterra. Di bambino valeva questa. A quanto pare sì! Tanto sei anche un mercante. Cosa vendi? Per dire una capocciata e te lanci sotto dal dirupo. Fammi... Oh, oh! Grazie del gatto. Tieni, grazie del gatto e aumenta di 2 la tua destrezza. E 1600. Monete d'oro. Ma sei una ladra bastarda. Mi hai dato 400 monete e vendi la roba? Ma vaffanculo. Rimaginazione della ferita all'inizio del turno. Se sei morente, stabilizzati automaticamente. Quando vieni curato, recupera il massimo dei punti ferita possibili da quella gu. Ma che cazzo vendi? Tanto poi gli vado a rirubare in tasca, ragazzi, tranquilli. Ci sono i coboldi! Oh, madonna, che belli! Guardali, piccinini! Bestie di Satana! Imbriachi, ovviamente, sempre. That's enough! On your feet! Where are you taking us? If this is about that weapon your friend was talking about, we don't have it and we don't know shit about it! Silence! Move! No! No, 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 I'm not going in there. I won't. Anyone want to join her? As I thought. Through the doors. Now. The captain is expecting you. Ok. Tanto questi sono dell'assoluto perché ci avevano il ciondolo proprio. È signora dell'albucina. Io lo so che lei mi sta dicendo sta cosa, ma tu non mi stai a dire delle cose. Io sto andando anche qua perché voglio capire che cazzo è sta artefatto. Voglio capire se dentro sto artefatto, Dio Cristo, c'è lei o c'è un'altra cosa. Devo assolutamente capire. Perché io l'ho rivista la scena iniziale con altri personaggi e dentro quell'artefatto c'è un teschio gigante. Io non vorrei che questa tizia qui utilizzasse i poteri di Vlakit, che è un cazzo di Lich. Io non vorrei che là dentro ci sia qualcosa di veramente brutto, perché poi veramente sono cazzi. Ah, possiamo entrare quindi anche da di qua. C'è anche una finestra rotta per entrare. What do you mean, too drunk? It's not possible. Ma tra l'altro qua è tutto pieno di barilotti esplosivi. Karlach, non far prendere scintille. Quanta vita c'hai? 20. Questa è la bellezza del ladro. Minchia, qua. Vabbè, perché giustamente i coboldi vanno in gruppo. Allora, io provo a farmela stealth. I don't need any attention right now. Stealth! Non l'ha sentita! If everyone else minds their business. E basta ruttare! Stanno continuando a ruttare! Pancia da vino di fuoco. Ubriaco di vino di fuoco a svantaggio delle proprie di caratteristica su destrezza e carisma. Se questa creatura viene uccisa con il fuoco, si verifica un'esplosione di vino di fuoco. Cioè, sono talmente tanto pieni di vino. Puoi usarli come barilotti esplosivi. 2 di 10 danno da fuoco. Che esplosione bellissima è stata. Targaryen approved. Che tra l'altro con Gale ho sbloccato fulmine. Fulmine sono 8 di 6 e tiri letteralmente una fulminata non si sa quanta distanza. Questo poi vi faccio vedere che cose belline che ci puoi fare. Ah, ma tra l'altro questo stava dentro il barilotto. Che bella sta cosa che stanno dentro i barilotti. Allora tu da qua. Vabbè, ho capito. Che caspiterina, le fiamme. Stanno dentro tutti i barilotti, raga. Qua c'erano 20 coboldi. Hai ucciso un tuo alleato, te ne sei accorto? Spero, sì. Luttiamo tutti. Non credo avranno mai niente di interessante. Mazza cerimoniale. Diario di un coboldo. Allora, visto che è il diario di un coboldo, una raccolta di disegni, alcuni più rozzi di altri. No, alla fine. La maggior parte di essi raffigura coboldi a vari livelli di nudità. Alcuni intenti in atti di autoerotismo e altri in atti sessuali con altri. Le ultime pagine, tuttavia, presentano soggetti più vari. Un drago rosso in volo. Ghittianchi di varie età. Stanno facendo un boffolotto a qualcuno. Ghittianchi di varie età e raffigurazioni sorprendentemente dettagliate di bottiglie di vino. Ah, non è che stanno facendo un boffolotto a qualcuno.
Dove corri? Vieni qua! Che bello, è un saccheggiatore. Madonna, fatti prendere. Incredibile. Si è sentito un rumore proprio oglog, oglog. Incredibile. Che belli però i coboldi. Allora io continuo. Che cosa è? Oh, dove sono? Ci sono dei Grem. Cosa dici? Dove? Quei gatti maligni. Ah no, stanno al piano sopra. Ci sono i gatti maligni, i gatti magici. Essenzialmente sono dei gatti, ragazzi, che se per sbaglio gli avvicinate la magia, loro fanno un effetto magico casuale. Ma una volta durante una partita di D&D uno si è trasformato tipo, mi pare, un leopardo, una pantera gigante, una roba del genere. Qua dentro ci sono dei Grem. Ecco, vedete queste cose? Questi sono dei cancri. Allergia magica. Allergico alla magia. Se un incantesimo, un trucchetto gli viene lanciato vicino, potrebbe reagire innescando un effetto casuale. Gale, tu ce l'hai palla di fuoco? Sta piangendo qualcuno? Ah, è vero, c'era un pianto di un bambino. Madonna, gatto bastardo! Quanti sono? Sì, lo so che non adorano la magia, però voglio farne vedere uno che si trasforma. Visto che vogliamo proprio trasformarli tutti, facciamo così, vai. Instabile. Quindi prossimo turno succede qualcosa. Shadow Art di nuovo. Guardiani spirituali necrotici. Madonna, che cazzo di bellezza che sti incantesimi. Karlach, perché tu non hai l'azione? Perché giustamente l'hai utilizzata per entrare in combattimento. Cioè l'azione ve la danno soltanto se fate l'imboscata. Che belli che si muovono in gruppo. Sì sì, scattate gatti de merda. Non su un Gale. Hanno usato espansione magica. Ecco, questa è la cosa peggiore che vi può capitare, raga. Che cazzo sta succedendo? Questa è la cosa peggiore che vi può succedere. Si trasformano nella loro versione non baby. Cioè vi caricano così, diventano molto più forti. Gale, tu non mi sembri nella situazione adatta, onestamente. Tu fai un bel coltello di ghiaccio qua per terra di livello 2, così li prendi tutti. Tu, Karlach, incalzare. Spacchiamo sta tigre de merda. Tu corri qua. Ciao Dort, tu devi in realtà saltare qua. Così sei perfetta. Non hai nient'altro AOE, vero? No, però puoi fare un passo. Madonna, comunque, guardiani spirituali. Cioè, per 10 turni avere sta roba che fa 3 di 8 di necrotico o di sacro è qualcosa di devastante. Cioè, se state contro degli zombie li aprite. Salve. Missato. Salve 2. Questo non ha missato. Gatto di merda! C'è vino! Oh mio Dio, c'è vino ovunque! Fotti tutto che ci ubriachiamo stasera! Ciao, c'è Karlach! Che c'hai, Karlach? Hey, soldier, I... Well, I'm not feeling so good. My engine... It's getting worse. Feels like it's gonna burst out of my chest. We need to catch up with Damon. See if he's thought of a way to fix this thing. If it can be fixed. Ma ho capito, ma così. Ma cazzo, ma gliel'avamo fatto. Non ti preoccupare, lo troveremo. I'm sure we will. But, in case we don't, a bit of advice. You leave your left flank wide open. If I'm ever not around to cover it, you may find yourself on the wrong side of a goblin spear one of these days. Madonna, ma non parla così, dai. Sì, tecnicamente sì, però... Penso sia proprio il parassita. Che hanno usato sta cosa del parassita per farci delle figate, tipo il vampiro che può andare alla luce del sole, Karlach e compagnia, è molto molto figo. Ah no, invece eccola. Perché c'era scritto mazza cerimoniale, nel senso, mi sa di oggetto di trama. Chiamiamolo così. Nella sua mano sollevata c'è la sua fidata ascia da battaglia, con la lama affilata che scintilla alla luce di la Thunder. La Thunder, dio del sole, della vita e della creazione delle cose nuove. Ecco, questa è una cosa che potrebbero aggiungere. Io quando esamino uno stronzo, magari mettimi tipo i sottomenu. Nel senso, fammi apparire che ne so, dei piccoli riquadri qua, con tutte le cose vicine, così posso un attimo gestirmela. Che tra l'altro anche per voi ragazzi, se volete essere veloci nel fare, che non volete andare col mouse, per prendere tutto subito, spazio. Spazio prende tutto quello che c'è nell'inventario. Roba luccicosa, roba che mi apre il culo. Finestra di vetro istoriato. The monastery's notable keepers adorn these intricate panels. Ah, spada lunga. Oh, 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 oh. Buoni, 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 buoni. Vabbè, c'era bisogno di tirarmela sui denti. Ho capito, non è la sua. È la sua? No, no, immagino perché sono le loro armi. Cioè, questo non mi sembra abbia in mano una mazzetta. Sembrava che era un mago. Ok, quindi ce ne sono altre due. Figata, ma mi piace sto post. Bellissimo. È proprio esplorazione molto alla vecchia D&D. Guardiano della fede permanente. Oh...
Tu fai male. Perché stai là dentro? Tanto qui si può salire ancora un'altra volta più sopra. E ha capito, ma quanto verticale sto luogo. Bellissimo, eh. Sto muro si sfonda? Sì. Bello che l'Eldritch Blast è veramente come il coltellino svizzero. Ci potete fare di tutto. Sfondai i muri, sfondai i culi, sfondai le bottiglie, sfondai le teste, tutto. Dovete aprire una bottiglia, boom! L'avete fatto. Non mi attacchi tu, vero? Tra l'altro lì c'è l'ascia da battaglia cerimoniale. Ok, che figata, stanno nascosti in giro. Tutti i cadaveri che c'ha sotto me fanno dedurre che quell'ascia non la posso prendere. E tanto tu rimani fermo là, non ti puoi avvicinare più di tot. Quindi meglio così. C'hai qualche debolezza. C'ha solo una ciarta come a Madonna. Va bene, saliamo sopra perché ci saranno le aquile, ci ha detto il signorino. Oh, sono aquile giganti davvero. Putta! 44 danni in the face. Aquila gigante antica, tra l'altro. Madonna, che bello. La cura dei mossi è veramente fighissima. Che c'ha? Ci ha spaventato perché il mio arco può spaventare. Minchia, l'ho quasi shottata. Sneak attack! Dai, c'ha 7 HP, Dio Christ. Ma sai che ti dico, Gale? Usiamo fulmine? Dato ci stiamo avvicinando ai livelli quelli alti, quindi cominciamo a tirare delle robettine interessanti, ragazzi. Karlach, fonda i culetti. E la cena è fatta, ci facciamo il pollo fritto. Ma che cazzo è sta roba? Madonna, sembra un'arma di distruzione de massa. No, non ci sta. Martello da guerra! Oh, ce l'abbiamo tutte! Qua ci andava la mazza. Deduco quindi qua l'ascia. E qua il martello. Fulgore del signore del mattino. Al prossimo maestro dell'alba. Non credo che ce la faremo, ma il sangue è al sicuro. L'abbiamo isolato con la magia. Solo uno dei nostri può prenderlo. Se qualche altra persona ci proverà, le mura crolleranno e non riuscirà viva da qui. Se dovesse accadere, prega per il monastero dell'alba rosata. Ma non piangerlo, è meglio così. Nella morte, nuova vita. Stemma del maestro dell'alba. Trova il sangue di Lathander. Ah, cioè, nascosta qui c'è una roba figa. Ok. Tra l'altro bello che ci sta il bambino in mano, perché la nascita delle cose nuove, e chi meglio dei bambini, no? Io dico la nascita delle cose nuove perché non è soltanto la nascita, ma dovrebbe essere anche che tu cominci qualche nuova impresa, azione e cazzi e mazzi vari. C'è un Githyanki combattente antico. Erano stati assaltati dai Gith. Esatto, visto com'è ridotto. Ma anche il fatto che hanno nascosto sto sangue di Lathander è quello. L'hanno nascosto perché c'erano i Gith. The blood of Lathander spilled in holy battle with Samaster, immortalized here for all to worship. Ah, minchia, ma è proprio il sangue veramente di Lathander. Io pensavo fosse tipo una cazzatina, un oggetto che avevano chiamato così. No, no. Cioè c'è il sangue di un dio in sto cazzo di tempio. Quella è palesemente una porta segreta. L'avete proprio texturizzata per farla vedere. Ah, è vero, perché questo è dove stavano le reliquie. Quindi tu dici, vabbè, ma c'è sta merda e il sangue di Lathander sta là dietro e si fa con le statue. Qua c'è veramente basic proprio. Leggi. Lathander bids the setting sun a fond farewell. Quell'altra? Lathander blesses the rising bountiful sun. Ma perché il sole sorge a est? Sorge a est, quindi di là e questa dall'altra parte? Detto una puttanata, veramente era quello, incredibile. If thou readst this, trespasser, turn back, lest your life be forfeit. Che tanto qua una cosa bellissima di The Roleplay è che se voi siete un chierico, un paladino di Lathander, magari volete proprio apposta voler prenderla per magari metterla al sicuro. La portatrice dell'alba, questa ci metti davanti. Sapete il meme del gatto che gli fanno la flashbang in faccia? Ecco, stessa cosa. Vi fa una foto che vi elimina l'anima. Bello come su ogni cosa ci sta proprio... Zio, ti apro il culo. Non ti avvicina ogni passetto che tu fai. Certo, se volevate non far passare nessuno, magari sti cosi metterli in dei punti dove non si potevano far sfondata qualsiasi persona che passa. Madonna, che cazzo succede? Esplode il santuario. È una mazza. Ma posso... Ma raga, ma è una trappola. Io prendo questa cosa, vengo bruciato da Dio. Dobbiamo togliere la mazza mentre mettiamo uno stivale. Però posso interagire col pannello dello stemma. Quella merda che abbiamo preso prima.
Perché probabilmente se lo prendevi invece queste si alzavano, spatum, ti facevano esplodere il culo. Anzi, mi sa che quel pisello che abbiamo visto fuori, quel mega lancia, che cazzo era, quella roba lì, magari ci fulminava. Ora il sangue di San Gennaro è tuo. Ma che tra l'altro la cosa bella è che non è che è la mazza di per sé, c'ha questo cristallo sotto alla sfera che è il sangue bello secco. Benedizione della Thunder. Una volta tra un riposo lungo e l'altro, quando i tuoi punti ferita sono ridotti a zero, recuperi 2 di 6 punti ferita. Gli alleati entro 9 metri recuperano 1 di 6. È un cazzo di veramente defibrillatore vivente. Luce della Thunder. Emana una luce sacra entro 6 metri. Durante il combattimento, gli immondi e non morti nella luce devono superare un tiro di salvezza in costituzione oppure diventare accecati. C'ha un più 3 ai danni per colpire. E c'ha una bagliore solare. Un bagliore di luce brillante brucia e acceca ogni creatura sulla sua strada. Sì, fosse solo quello. Questo, ragazzi, è un incantesimo. Mi coglioni. Questo è di livello 6. Questo è come fulmine sacro. Cioè, voi avete davanti un esercito di zombie. Tirate questo. Sono 12 di 8. In tipo 60 finito. Leggermente forte questa roba, sì. Madonna, ma che bello. Quindi questo è veramente l'asilo Gitti anche. Però sono gialli. Sentries to arms. Istik, state your purpose quickly. Sono dalla vostra parte. Il capitano Vosh mi ha mandato a cercare un oggetto per voi. You've talked to one of our Queen Silver Knights and hold the lost weapon. Prove it, Istik. Tiskvar. It speaks truth. The Inquisitor will be most pleased. Report to the captain. She will take you to the Inquisitor. Lo so che tu non approvi Shadowheart, ma tu devi capire che non sto facendo questa cosa perché voglio farla. La sto facendo perché dobbiamo capire che cazzo è sto coso. Ovvio che non glielo do. Ma secondo te gli do la cosa che ci fa trasformare? Cioè, ho capito che sono rincoglionito. Ma fino a un certo punto. C'è un ritratto piccolo di Blackheath. E ci posso anche interagire. Incredibile. This imposing portrait depicts a powerful Githyanki warrior. Undeniably regal in her mien. In the corner of the painting is a small symbol you can't quite place. Disegna un altro viso sul ritratto. Yes! Dice God, thank you! You take a moment to fully appreciate your masterpiece. Oh, sono bambini Git. Minchia, sarete dei cangri maligni. Ma che cazzo state minando? Ma se avete messo un gatto dentro la cosa? Ma guardate, fatevi cacchi vostra. Di qua che c'è? Ah, siamo nell'infermeria. Va bene. Better be cautious. È pieno di malassi, raga. È fottutamente pieno di malassi. Parasite. L'ho visto, zitta! Sta dentro la mia testa, è vero? Putti tutto! Intestinal coloration consistent with samples 231 to 259. Do you have a question? Or are you just going to stand there gawking? Cosa speri di imparare sezionando quella cosa? Nothing your kind is capable of understanding. The better question is, what brings an istic to my infirmary? Sono semplicemente desiderosa di imparare. Tu sembri l'insegnante adatta. Minchia, che culo, perfetta. Che bello essere un personaggio face. Madonna, quanto lo adoro. I have no desire to teach. Though your request is understandable. You do not gain true knowledge by demanding it of others. It must be earned. Let's see what knowledge your labors have borne so far. Tell me, what is your understanding of Seramorphosis? Personaggio face è il personaggio faccia del gruppo, cioè quello che è molto più sociale. State a parlare con il re, ovviamente non mandate il barbaro, mandate magari il bardo, perché se ci stanno dei tiri su carisma, persuasione, inganno e compagnia, vi serve qualcuno che non è una mattonella. E quindi Oga è essenzialmente un ladro che va molto sul face, perché se la sgamano mentre ruba, deve saper mentire, deve saper persuadere. Io in realtà voglio imparare, cioè voglio trovare un modo anche per potenziare il parassita. Ho una conoscenza di prima mano, sono stata infettata. I suspected as much. Though I am fascinated that you've retained the ability to lie about it. You aren't the first istic to require my treatment. Though you're the most lucid by some margin. Either your tadpole is special, or you are. We must find out which. Go to the Saethisk. I will ensure you're cured. Lo sarebbe. The apparatus at the top of those stairs. Quickly now.
Time is of the essence. Infatti io ho paura che lei mi faccia fuà dall'occhio e me lo faccia esplodere. Io sono più tentato di tirargli una coltellata, onestamente. Però se il plot armor ci assiste e soprattutto la signorina dentro la scatola ci assiste, secondo me potrebbe potenziarci. Potrebbe dare un pelino più di margine al parassita e darci qualche potere. Device is strange, made of taut flesh and pockmarked metal. It waits for something. You feel your parasite stir. Do not fear. My experience in operating this machine is unparalleled. There is nothing on any plane stronger than a Zathis for curing unwanted afflictions. Sì, ma questa è roba Mindflayer. Cioè, questa non è roba Git. Questo è un macchinario che voi avete palesemente fottuto ai Mindflayer. Però mi viene sempre di più da pensare che in realtà i Git non sanno un cazzo. Cioè, secondo me i Git stessi non sanno come hanno fatto a sopravvivere. Cioè, come hanno fatto a liberarsi al controllo dei Mindflayer. Cioè, sono molto sempre... perché se vai nell'asilo te possono togliere il parassita come? Non lo so, Cioè, sento un po' troppo odore di bruciato. Forse è proprio per questo che l'artefatto è così importante. Perché loro non sanno un cazzo. Loro non sanno come respingere i Mindflayer. Ecco perché è importante. Perché se il Mindflayer li guarda, li rimpossessa. Se li rifà a sangue. Ecco perché loro li vogliono. Perché è l'unica cosa che gli dà un muro, uno scudo. Come si dice dalle parti mia, un culo e fuochi i capelli. Vai nel dispositivo. Che Dio ce la mandi buona. Your body grows cold, its warmth sapped by the cold metal seat. The machine awakens. You must focus on the parasite at all times. The Zathisk will do the rest. Layers of magic weave themselves tightly around your head. The tadpole squirms and contracts. It's trying to hide. You realize the device is hunting your parasite, but it's doing so blindly. Without direction, your faculties could be permanently damaged. Your skull groans and bends under the pressure. Then, agony. Cioè, perché questo ti elimina il parassita perché comincia a far dentro al cervello. Allora, dove sta cazzarola? Comincia a spostare i pezzi, a fare quello che cazzo gli pare a lei. Ci sta mangiucchiando la testa. Tiro salvezza, segui le istruzioni della dottoressa. Cerca il girino. 12. Allora, questi dobbiamo passarli, Dio Cristo, perché ho paura che potrebbe esplodere veramente il cervello ad Oga. E tirala di nuovo, Dio Cristo. Me l'ho tutto detto subito. E grazie, Dio dei dadi. Vedo che siamo d'accordo su questo secondo tiro. Through waves of torment, you search for the parasite's lurking presence. The device searches too. You sense its hunger, its craving. It wants the tadpole, but maybe something more. That's it. Ignore the pain. Think of the tadpole. Think of it purged. This cure looks set to kill you. Get out! The parasite burrows deeper, sinking its teeth into your brain's exposed tissue. It sucks greedily. You feel yourself ebbing away, while the parasite only grows stronger. It's evolving. Oh, che cazzo vuol dire? Mantieni la calma e guida il dispositivo più vicino. Faro di speranza! Anche il vantaggio! Madonna Shadward, dopo niente. C'è sta Karlach. Yes! No, cazzo, no, ho fatto più uno solo. Vaffanculo! Perché mi ha annullato la benedizione? Perché mi ha annullato la benedizione? Io non posso, tipo, no. That's it. You're almost there. The Zathisk never fails. The device yearns. No, devo fare un altro tiro. Part of you tainted by its presence. You will be consumed. The tadpole quivers. A different magic is building within it. This one is ancient. Rotten. No. No more.
No, Dio Cristo, devo farne un altro. Ma cazzo, ma mi devi dare un power up della Madonna, però, per 3 tiri salvezza. Concentrati su questa antica magia, alimentala con la tua. Che v'ho detto? I dadi sanno, i dadi quando ti vogliono dare una mano te la danno. Bello. Continua. You pour yourself into the tadpole's putrid magic. Its strength multiplied. It unleashes on the machine. The two forces fuse violently together, your brain their conduit. Your body and mind drift apart. You are being undone. Enough! The room swims back into focus. Your mind is intact, yet unfamiliar. Inside it, the tadpole lives on, and you feel different. No! No! The Zaydisk! What have you done? My life's work gone, and yet you live, and so does your parasite. Her voice cuts with a fanatical edge, an obsession bordering on mania. If there's a chance the parasite lives, she wants it. Volevo dirlo anche prima, lei mentre ci guardava in realtà era molto... aveva quello sguardo da persona, non dico che lo vede per la prima volta, ma proprio che sta cominciando a fare i primi esperimenti. Pure lei non sapeva che cazzo sarebbe successo e compagnia. Inganno, ti sbagli? Parassita è morto e l'ho sentito morire. No, non c'è casca, troppi pochi bonus. Bucio di culo non fa male a nessuno. Really? Then all this destruction was a symptom of its power? Incredible. I am disappointed that we could not extract it alive. It would have been an exceptional specimen. In any case, your problem is resolved. Leave me. I must salvage what I can. Incredible. Your parasite is even stronger now. Raga, mi stanno a tremare le mani. Mi stanno tremando le cazzo di mani. Questo, minchia, mi è piaciuto un botto perché è proprio quella cosa di D&D del rischiare, però che ti dà un premio che non ho capito. Perché qua non vedo altri parassiti. Mi ha reso tutti i poteri illiti d'azione bonus. Cosa cazzo dici? Abbiamo guadagnato quello che dovevamo guadagnare. Io voglio quel parassita lì in realtà. Fatti tutto! Corri! Non ci sono dei ladri! Correte via! Minchia raga, veramente c'ho il batticuore. Ma che cosa bella che è stata. Bucio di culo infinito, eh. Esitante. Karlach non vuole utilizzare i parassiti di Mind Flayer. Bellissimo. Non puoi forzarli. Cioè vedete, potete usare sta cosa, cioè prendersi 10 punti ferita temporanei con un'azione bonus. È greve. Sono uno da qui per rubare l'uovo. Volevo vedere l'incubatorio. Mi aspettavo che fosse così vuoto. Almost all of the eggs in his clutch have hatched. We await only one more, which is taking its time. Most caretakers would not give the child its fair chance, but I shall. There could be greatness in that shell. You note that the hope in his voice is tinged with weariness. It's the voice of a man who's fought the inevitable for a long time. Che sicuramente lo ammazzeranno conoscendo i Geth. Cosa succederà a questo uovo se non si schiude? Kithrak Therizin will give orders to destroy it. She will say it's a weakling. I'll give it a while longer. And if it doesn't hatch, it will have proven her right. Perché rischiare la sua vita? Dallo a me e me ne occuperò io. Porca puttana, è un 18. E beh, abbiamo tirato buono fino adesso, raga. E il bucio di culo finisce a un certo punto. In realtà perfetti. Che belli i ladri. I ladri sono qualcosa di fantastico da giocare, perché sono sia per il melee, per il combattimento, ma sono anche un sacco sociali se ve li giocate bene. Perché questi non è stato nessuno. Questa è oga pura, eh. You? What do you know about Geth Yankee child rearing? Still, the captain's due for an inspection any day now. And if she sees it here, tell me. What will you do with it if I entrust it to you? La frittata più grande della mia vita.
farò la miglior frittata che abbia assaggiato. Bellissimo che c'è. Tanto prima o poi finisci. Io ho la dea della fortuna stasera che mi sta facendo i grattini qua. Lo crescerò come se fosse sangue del mio sangue. That's what I feared. Still, I'm sure its nature will pervade, even if raised among lesser species. I can no longer ignore that Kithrak Therizin's patience has its limits. Very well. Here. Take these. They will aid your approach to the egg. Ma perché, scusa, ma veramente questi mettono le uova nell'acido? Preparatevi perché ci stiamo andando a mettere in una situazione molto, molto, molto de merda. Stiamo andando letteralmente in bocca ai git. An istic in my creche. You are one of the mercenaries sent to bring the weapon. Don't tell her anything. C'è un'invasione di Mind Flayer in corso, perché non è la vostra priorità? You are well informed. My creche discovered the same. We know infected flock to Moonrise Towers. I reported the gathering masses back to Tunerath. In response, they sent an inquisitor. Instead of ordering an assault, we were told to join in this mad hunt for an ancient relic. Meanwhile, illithid sickness spreads right in front of us. Non vuole caricare la torre perché se su tutti i mini Mind Flayer che sanno usare i poteri psichici, se li inculano, non sanno un cazzo. Cioè non di come si affrontano, perché quello sì, perché sono bellissimi guerrieri, sono fortissimi, quello sì, ma non sanno affrontare il lato chiamato cioè se inculano mentalmente. Cosa ha di speciale quest'arma? I do not know. This hunt is the Inquisitor's folly. Not mine. Perché col fatto che l'inquisitore è un piano più sopra, magari vicino stesso a Vlakit, Vlakit gli ha detto: bro, non falli andare perché ci stanno cazzi. E questa è paura, non sanno che cacchio fa. Che aspetto a quest'arma? It is small, angular, metal, adorned with Tirsu script. Stolen by true soul heretics. You sense Shadowheart's worry. This weapon sounds like the artifact you carry. What was that look? You know something. Do you have it? Oof. I sincerely hope you know what you're doing. Shemar Zala Vlakith. Give it to me! Allora, appena la caccio fuori, sicuramente se la ruba. No. No! Yes. There it is. Exactly as described. The Inquisition will finally come to an end. Skva! Trickery? Heresy? How did you... You manipulate it when I cannot? It appears you have been chosen, Istik. You are lucky. It is not for me to question why. Go! Seek the Inquisitor below and take the cursed thing with you. Stavo dicendo che se tanto là dentro ci sta anche soltanto una frazione del potere che sto intendendo e quella scatolina ha scelto noi, non ce la staccano di mano a meno che non è Vlakith stessa. Cioè non ce la possono togliere perché è vincolata a noi. Per questo gliel'ho mostrata, perché tanto pure se fosse in Zavanno via. Madonna, ragazzi, ci stanno per buttare in culo fortissimo. Non è per niente un'arena questa, che cosa ve lo fa pensare? Visto che essendo odore di fight, fammi livellare. Non si sa mai. Interesting. My Ardens reported that an Istik survived the crashed Geek slave vessel. You have accomplished much since. I'm pleased to finally meet you. I heard there is so much goblin blood on your hands that it soaks their children's nightmares. To business. I suspect you plucked something precious from the Geek ship. Something that belongs to us. The weapon. Give it to me. Don't do it. The weapon is how I protect you. Però vedete pure il fatto che anche la voce è impanicata, perché lei non ci ha detto delle cose, sa delle informazioni. Io per questo sono venuto qua, perché voglio anche un po' non costringerla, ma quasi a dirmi: oh bro, ok, stiamo dalla stessa parte, però mi devi dire le cose. E quest'arma cosa serve? What business is that of yours? Suffice to say my queen wants it. But know that you will have been instrumental in stopping the grand design. Hand it over. E che cos'è il grande piano? The grand design is what all Geek seek. The restoration of the Illithid Empire, which spanned the entirety of the multiverse. For centuries there, elder brains sought to bring back their dominion.
Every plot they hatched, we stopped. But now they are close to succeeding. Never before could they pause Seramorphosis. Never before could they let the infection spread undetected. You saw the thralls gathered on the Gake ship. Imagine that everywhere. Wants, needs, choice, all would cease to be. Everything rendered unto the Gake. So, the weapon. Please. Mi piace come ha detto quel per favore, ma proprio gliel'ho cacciato dai canini. Gliel'ho preso. Dammi sto per. Mostra l'artefatto. So, it is found. Vlakith Gorg Shkathzai. You are permitted to look upon me. You are invited to kneel. Scusate, ma così mi poppano davanti un dio? Ma che gli dico? Questa mi usa desiderio e mi fa esplodere, ragazzi. Cioè, resta in piedi esattamente dove ti trovi. I expected little of istic education. But here we kneel before our queen. Which is ours. But are you friend or are you thief? Non ho rubato nulla, ma cuore oscuro qui. Questa è lei, eh? Non ho rubato niente, mi ha semplicemente trovato. At least you brought it back. It is a start. We will test you to assess whether you deserve reward or punishment. The astral prism. It is corrupted. I shall cleanse it for you, my queen. Tell me how. Silence, Warwargas. There is someone inside. Their mind is warped, broken, a blot. They are an agent of the grand design, sent to sabotage the astral prism. Our last defense against the return of the Illithid Empire. As long as they live, the prism is compromised. Find the one inside and kill him. Be aware, they are not alone, and they will appeal to your trust. They are not to be believed. You must accept, refuse, and know my fury. Vabbè, Val, andrò dove mi porta il roleplay. Voglio fare quelle scelte giusto per vedere, anche perché io immagino che in questo caso conosco Baldur's Gate, è pieno di endgame forzati, dove se tu fai determinate cose, e sicuramente se è questa che tu gli dici no, te sciotta. Perché è una peculiarità degli dei e che possono utilizzare desiderio a inoltrare. E se la Larian è brava, l'ha fatto. Secondo me lei ti dice, mori. Boom! E te secca. Puoi uccidere da solo la persona all'interno? Pensavo che le divinità fossero onnipotenti. Perhaps I misheard. You would not speak ill of a god, would you? Ho parlato troppo affrettatamente, ti prego, perdonami, però gliela volevo dire sta cosa, volevo fargli puttana. Obey and be forgiven. The plane caster's power to enter the prison. Be wary of the creature's lying tongue. Cut it out if you must. An istic, a crusader for my queen, unimaginable. You are blessed, istic. Do not fail her. Madonna, ma così? Sì, immaginavo che stavo vicino proprio alla morte. Volevo farmi uccidere, bene. Immaginavo, ma... Proiettore di piani, madonna. Ma quindi stiamo per rientrare non in sogno. Vogliamo entrare? È ovvio, io spero che non debba ucciderla per forza. Se è un gioco, cioè, fatto bene. Entriamo. Heat pulses out of the astral prism as it begins to flower.
Your mind burns hot with excitement. Che è belle ste cutscene, però Dio Cristo. È un cadavere gigante. Non c'è solo il teschio. Quella era una mano. Oh. Un teschio. La cassa toracica, il braccio, tutte le mani. Però bello, ragazzi. È un gigantesco cadavere di qualcosa. E là dentro c'è tra l'altro racchiuso qualcosa. Sarebbe figo se in realtà, come da noi, là dentro c'è il parassita. Là dentro c'è un gigantesco parassita gigante. I told you to stay away from the Githyanki. But you just couldn't help yourself. Could you? And now. You've come here to murder me. Non sono qui per ucciderti, voglio solo parlare. Very well. What do you want to know? Perché Vlakith ti vuole morto? Vlakith wants me dead because I know her secret. It is a secret so great that if her people ever found out, that would be the end of her rule, the end of her. That same secret is how I've been protecting you from the Absolute. I can hear your thoughts. You think I'm lying. Vlakith warned you that I would try to deceive you. But consider this. What reason have I to deceive you? I want the same thing as you. Freedom. I'm on your side. I have been since the very beginning. Alzati, non è oggi che morirai. It seems I was right to put my faith in you after all. Thank you. Vlakith will be furious, to make no mention of your Githyanki companion. The Lich Queen fears nothing more than the loss of her empire. The knowledge I have of her deception will bring that about. Sicuro come loro, se provava ad accoltellarla non moriva. Parte perché sennò poi esplodiamo noi. Noi siamo, come hai detto anche tu Kyle, nel suo dominio. Qua comanda lei. Se poi è così potente da annullare i parassiti, da power a pace, da fa tutta qua roba all'esterno, immaginate all'interno. Vlakith è una dea. Che informazioni potresti mai avere che possano far cadere il suo impero? Godlike in power, yes. But with none of the sanctity. Vlakith is lying to her people. She pretends to know how Gith destroyed the Mindflayer Empire. In truth, she knows nothing. If the Illithid Empire were ever to return, she would be incapable of stopping them. And if her people found out about her impotence, there would be mutiny, revolution, the end of her rule. But that very power, the power to resist illicit control, which Vlakith only pretends to know, is how I've been protecting you. I suppose she hoped to extract it from my corpse. Since you spared me that fate, she will come for you. Però allora tu chi cazzo sei? Cioè tu sei così tanto cazzo potente che fai prendere il cagotto a una dea. Ci avevamo preso su tutto il ragionamento, essenzialmente. E in che cosa consiste sto potere? A logical question. But you're not ready for the answer. I have delayed long enough. The next attack is overdue and I can't risk you being caught in the middle of it. I need you out there, searching for the Absolute. You were on the right path, to Moonrise Towers. Return to it. Be warned. The Inquisitor awaits your return from this place with orders to kill you. No doubt the rest of the Kresh will join him. Good luck. Niente, Garlak. Siamo aiutati da un qualche dio antico. Spero non vicino, vicino proprio a quello che ha creato completamente l'universo di D&D. Ma ormai, secondo me, poco ci manca. Lei sicuramente sta sopra Vlakith, a quanto pare. Andiamo alla ripresa di fiume? You have failed. Your death has been decreed. La tua regina ti sta mentendo. Non dovresti ascoltare una dannata parola di quello che dice. Ma non lo ascolterà mai. Quindi grazie per aver sbloccato l'artefatto. In a way I suppose you will. Istik. To your death then. Oh.
È l'host di Baldur's Gate questa. Ma che sia la musica degli eroi. Eh sì, è la musica di Baldur's Gate. Che bella, non è la musica normale. Voi siete in bella linea retta. Gale, qua. Fulmine. Bravo Gale, Dio Cristo. Cazzo era qua roba? Counterspell. Questa entità sta assorbendo energia psichica di coloro che la circondano. Ha più uno alla classe armatura e c'ha 25. Bisogna debuffarlo in qualche modo perché 25 è un boato. Shadowheart, puoi salire qua sopra, brava mamma. Evochiamo i guardiani spirituali. Questo è un tiro salvezza, stronzo, non è per la CIA. Karlach, sponda di legnate sta chicca di puta madre. Fatto uno. Sì, la musica del bardo, che bella, Dio Cristo. Vabbè, ci provi. Dai. Tra l'altro non è concentrazione quella, eh. È proprio una roba che usa, appunto. Ci abbiamo tempesta di pugnali. Vai, c'hai 25, no? E tiette 25, merda. Donna, comunque gli arcieri kit sono la cosa più pericolosa, onestamente. Allora, questi adesso mi stanno per fare male fortissimo. Smite! Bellissimo. Smite 2! Dove scappi? C'hai 25. Mi sta dicendo di usare il Reckless, ragazzi. Dopo aver tirato 21. Cioè, ha tirato 21. Ma non lo prenderai mai, sto stronzo. Minchia, fa male sto figlio di puttana, eh. Allora, quel mago di merda deve morire. Ti prendi un attacco d'opportunità? Me frega niente. Anche perché c'ho la mia guardia che mi dà una mano lì. Attena, affanculo, merda. Poi, carica la signorina. Brava che cadi per terra. Tecnicamente stai per terra, quindi vantaggio extra. Muori, cancro. È rimasto soltanto Cristo Redentore. Quanto c'hai? Ah, perché per ogni git che aveva collegato aveva un più uno. Ma che figo. Usiamo preservare la vita. Ci mettiamo qua, che è una roba del chierico della vita. E questo curerà di 21 tutte le cose attorno a noi. E gli darà anche la benedizione. Tutti in piedi, non si muore oggi. Ma Oga è morta. Oga adesso gli smita sui denti, ragazzi. Karlach, vendica la tua mogliettina, per favore. Madonna! L'ha preso! L'ha preso! Zitti tutti, buoni! State buoni! Madonna, spaccagli la testa a sto figlio di... cazzarola pure da per terra, c'hai 2000. Oga, mi dispiace, io ti sto tenendo sopra tipo Battlefield 3. Con il defibrillatore. Non si muore oggi. Devi rimanere in vita, Dio Cristo. Che io ti faccio un infliggi ferite 84% di livello 3. Let me strike true. Madonna. Oh, lo finisce Oga. Madonna. I'm glad you came to your senses. Now leave. Allora, di là a sinistra ci sta il nostro caro mercante. Però io Madonna di Cristo. No, non ci andiamo face di là, per favore. Ci stanno 5 gitti incazzati come delle faine. Ma quindi si è anche riunita tutta la classe? Sì, cioè tutta la classe è pronta per ammazzare. Stanno tutti pronti a combattere. Io mirerei ai più piccoli, che con il danno che faccio forse li sciò. Ma più che altro quanti cazzo sono? Ma sono tipo 7 persone. Io posso andargli alle spalle. E io no, non ce l'ho il teletrasporto. Ti ho dato delle pergamene di passo velato. Madonna, hai fatto i tiri con successo su nascondersi. Che culo. Io questi 4 posso prenderli tutti, gli smaito pure addosso. Allora, se questi 4 te li gestisci te... Tecnicamente 3 dovrei shottarli. Sono dietro di lei con il coltello pronto, tipo spia di Team Fortress. Allora, aspetta che entro in sorpresa con l'attacco. E poi punizione divina. Sorpresa! Però hai fatto bene a puntare il mago, perché quello è pericoloso. Quella dovrebbe essere morta. Perfetto, di nuovo. Dio Cristo, ma pure sto stronzo con sta roba. Ma ci hanno 20 in più di vita. Dio Cristo. Spero di aver fatto abbastanza. Ma tanto quelli sono già gestibili, sì! Madonna, ti apro il culo, Dio Cristo, vieni qua. Punizione incandescente. No, come movimento insufficiente, questo dici tu. Io salto. Madonna. Smite! Cioè, adesso che ho scoperto che bloccare le persone ti fa fare automaticamente il crit, è la fine. Allora, di qua ci dovrebbe essere l'infermeria. La madonna. Ma ho capito, ma che cazzo. Ce l'ho una palla di fuoco. Ma Dio Cristo, però, ma manca sta fa così.
State vicini, merde. Posso qua fare un attacco furtivo a distanza, però da quello davanti. Vedi tu, io sto fermo, visto che tocca a me, hai tutto il tempo del mondo per gestirtela. Hai grittato? Madonna, porca. Ho fatto un doppio grito. Porca puttana, gli hai fatto 45 danni. E allora faccio entrare in fight anche i nostri compagnucci. Faccio anche una benedizione di gruppo. Perché cazzo c'è un gatto? Ma almeno il gatto faccelo alleato, nel senso che ci ho ficcato io dentro la scatola. C'ha immagine speculare, quello è imprendibile adesso. Lanciamo il micio, a breve si farà Jorak. Lo tiro solo per te. Mi piace come proprio ha tirato sto gatto volante. Ma capito, ma come faccio a non poterla prendere? Perché c'ho così poco movimento. E allora devo uccidere il gatto, mi dispiace Nego, non guardare. Non guardate. Bastardi. Nego, mi dispiace. Che colpa mia se quel gatto maledetto si è messo in mezzo al fight. Ora arriva la peta. La peta si può fottere. È un videogame. Signorina, lei mi ha veramente cacato le palle. Che cosa smite? Ma perché il gioco mi dice smite? È morto. Basta, che cosa? Sì, per far esplodere di più il cadavere, perché è l'unica. Signorino, lei quanti... minchia, ancora full vita. Addirittura. Guarda, se riesco ti do un bel assist. Guarda, è perfetto là per te. E crittagli sui denti. Buon salve. Quanto? Boom! Sui denti. Un colpo. Secco, secco, secco. Ah, minchia, posso usare anche gli slot del Warlock per fare lo smite. Ma che cazzo dici? Ma davvero? No! Cosa l'hai missa? Io pensavo l'avessi preso, visto che la voce ha detto vai di nuovo, menagli. Tu non hai più gli stivali per l'acido, vero? Fanculo, mi ha fatto il dispel la merda. Ma scusa, ma ci hai sprecato pure uno slot. Dispella questo, si chiama spallata. Una strategia che uso molto spesso è eliminare i nemici nel mezzo ai tuoi personaggi, in modo da avere più personaggi che possono giocare in sequenza. Non so se è una buona strategia. Quella è una roba che non ci ho mai pensato, ma effettivamente è figa. C'ha senso, perché così puoi farli agire insieme. Vabbè, ho capito, ma... cioè, io ho capito prepararsi tatticamente, ma questo è proprio venite che va apriamo il culo. Purtroppo però non c'ho modo, perché ovviamente che voglio fare io salire dietro a coltellare l'arciere che sta in alto. Vedo se c'è una pozione dell'invisibilità. No, però Gale, tecnicamente siamo fuori combattimento. Togli il muro di fuoco, prendi invisibilità. Vai a fare le tue losche figure. Però che bello, vedete, giocare così. È una cosa fighissima, cazzo. Ma c'è pure uno stronzo sopra. Chi l'aveva visto quello? Li sono girati tutti di là. Manco per niente invece. E allora a sto punto sai che faccio? Mi infilo in mezzo e via. Così almeno sto bello vicino. Ok, che si trasporta là davanti. Buongiorno. Vuole parlare di nostro Signore Gesù Cristo. Allora, se riesco vi benedico a tutti quanti. Vi prendo tutti. Oga, tu quanto prendi con quella cosa? Ne prendi due. Però vorrei prendere il mago. Mi sa che non lo prendo perché sta proprio un petolino. Così tecnicamente evidenziato. Circa. Morti? Madonna ragazzi, il paladino mischiato altre robe è devastante. Hai la mazza santa, quindi ci sta che fai il testimone della Thunder. Anche quello è vero, stiamo pulendo in realtà questo bel posto. Ma anche perché mo in realtà, parlando seriamente, io mi preoccupo dell'esercito dei Git che sta qua appostato e che potrebbe partire. Adesso mi metto davanti, tipo scudo. No no, ti colpisce a te, dice guarda, non ti preoccupare, sta a posto. Vabbè, quello c'ha 3 HP. 3 HP rimarranno. Ma basta con sta cazzo di arma a terra. Ma avete rotto i coglioni. Tu pensi che io ho bisogno della mia arma per menarti? Tu non so se l'hai capito. Ma posso smaitare con i pugni? No, non si può smaitare con i pugni. Ma peccato. Sarebbe stato bello. Santo Giora, che in nome di Cannavacciolo tiri questa pizza, che tra l'altro è bellissima, perché tecnicamente lo smite si sente fino a 500 metri ed è tipo di luce divina. Quindi tu c'hai sta mano sonica alla Bud Spencer che ti arriva sui denti. E io, visto che dobbiamo andare a fare un altro fight, 3 non morti. Che tanto, una cosa bellissima del necromante è che vedete questi 3 zombie, se questi uccidono una qualsiasi creatura la poi trasformano in una sorta di mini non morto che campa meno turni, perché ogni turno perde un HP, ma che è tipo proprio infezione zombie. È una figata assurda come cosa. Ma quindi quegli altri ce li possiamo fare da di qua furtivi, ci abbiamo il vantaggio. Perché Shadow Art sta là? Cioè, siamo entrati tutti in fight. Il vantaggio se n'è andato un po' a fanculo. Ma perché si vede che ha seguito Gale che stava sopra. Ah, ecco perché stava facendo il giro di merda, perché stava cercando di andare a quella scala del cazzo. Ma pure Oga come cazzo è salita Oga, Dio Cristo? L'ascensione di Zelda. Si è infilata nel muro. Questo ha appena shottato Gale. Beccate sto smite, merda. Ho parato. Sì, para lo smite adesso. 90%.
Smite. Morto pure questo. Vendicami. Adesso ti porto in vita. Quindi mi avvicino qua. Così si prende sta roba. Se dovessi rialzare con 21 HP, se riesce a spaccare 21 HP, veramente gli regalo qualcosa. Hai in mente quei 15-16 in vita in più che metà? Porca puttana. Comunque gli arcieri Git sono devastanti. Ah sì, ti ha disarmato prima. Stanno lì. Le tue armi stanno lì per terra. Le vado a riprendere. Sì, 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 vai, vai. Questa è una cosa che mi capita anche a me, che non, magari mi distraggo. Poi dico, perché non ho le armi? Allora, mi riavvicino a questo. Rifacciamo, visto che ho due cariche. Preservare vita. Mi raccomando, a sto giro, teniamoceli questi HP. Sta pure questo. Tanto questo, se adesso sta vicino a me, dovrebbe prendersi i puzzones. Ci sono io che ogni volta che sono in piedi morte c'è Shadowheart. Libera! Sì, sì, è tipo Battlefield 3. Ti sta tenendo in vita. Suca, Git di merda. Tanto te lo ammazzo sto ranged del cazzo. Fosse l'ultima cosa che faccio. Puttana. Ma sono molesti, sì, cari, perché tolgono 10 danni a qualsiasi cosa. E c'hanno tutti gli incantesimi. C'hanno veramente i perchi in culo, sti maledetti. C'ho un mago da guerra, non me la spacchi la concentrazione. Sì, sì, ma rimani, mi raccomando, dentro ai guardiani spirituali. Tu sei il quartiermastro, però non posso ucciderla. Questa c'ha tutto il suo inventario. Bisogna farla non letale, così ce lo droppa. Lo smite sarà non letale. Perché se la fate non letale, i mercanti vi droppano tutto il loro inventario. È rimasta la roba bella. Mi sono letteralmente sparite tutte le cose che avevo nell'inventario. Però bello, mi piace sta roba. Potremmo farla più spesso quando riesco a capire se un dungeon è proprio puro. Cioè, scusa, non me l'ha mai detta sta cosa. Perché adesso mi sta dicendo sta roba? Sì, vai tranquillo. Ma infatti, ma perché non me l'ha mai detto? Io non so se avete notato. È tornata dagli inferi. Ha riscalato l'Avernus per venirmi a punire. Perché c'è Leizel nuda che mi aspetta da una parte. L'avevo uccisa durante anche la cutscene, sì. Facciamo finta che non esiste. Andiamo a dormire. Till of Lacketh. Has our queen sent a knight to slay me with his own blade? Such informality, child. Does Justil Kithrak not command your respect? Your blade speaks for you, Kithrak. You've come for blood. Child of Gith. I've not come to kill you. I've come to aid you. Oh, che confusa. Skakek Kir Gith Shabeleth. My blade rests. Mother Gith compels you to listen. Io l'avevo uccisa Topolinia perché durante la cutscene famosa in cui lei vede che te stai forse per trasformare e te punta il coltello alla gola, io di roleplay alla fine l'ho convinta, gli ho fatto una persuasione e l'ho sgozzata io. Si è fatta sgozzare di sua propria volontà. Io non lo so, ragazzi, sono confuso. Però forse è una linea di trama importante. Però penso si sia buggato qualcosa per il quale questa è una linea di storia importante e non ha visto Leizel come morta. Fai un cenno a Leizel, è morta! Che cazzo vuole parlare? Avanti allora, parla. I know you carry the astral prism, Leizel. Within it lies the seed of Vlakith's demise, and I intend to help you bring it to fruition. Vlakith's demise? Skakath! I should run you through for suggesting it. A meno che non è tornata in vita per qualche cosa proprio di trama. L'ha riportata in vita Vlakith, visto che è una dea o qualcun altro. Vabbè, andiamo avanti, vediamo. Magari adesso facciamo il long rest e sta morta per terra, Cioè, per quanto me ne concerne. Stai parlando della persona che c'è all'interno? Boni che mi dà dell'info, forse. La conosci? If they have not said, they must have good reason. And I won't be the one to betray them. But the one inside's chosen you as an ally. Protects you with their power. That very power will be the end of Vlakith's tyranny. The Prism's tenant must be let loose. I've sought their freedom for eons. When the Prism went missing, I feared the worst. Instead, you've granted the opportunity I've so long awaited. All that remains is the key that unchains them. And I've found someone who I believe can provide it. Bring the Prism to Baldur's Gate. I'll be waiting in a taproom called Shares's Caress. That is where we decide the fate of my people. Leizel, together we will break our chains and be Vlakith's slaves no longer. I am no slave, Justil Kithrak. The Undying Queen is my freedom. It is she who will purify me and she who will ascend me. Lies, Leizel, every last one. There is no purification, no ascension.
The Zaith Isk does not purify. It extracts memory and kills the infected. Nor does the Lich Queen glorify the Ascended. She feeds on most all of them to grow her power and pursue godhood. Madness! You flood me with this heresy. I will hear no more of it. Minchia greve però. Io non ci avevo pensato, ma effettivamente estrae ricordi per studiarli. E poi, visto che è un Lich, Vlakit ti assorbe anche l'energia vitale per potenziarsi. Quindi chissà quanti ne ha ammazzati. E sì, credo che sto pezzo di trama può partire tranquillamente anche senza lei Zell. Cioè penso che il fatto che ci sia lei è un piccolo un cazzo, perché non è che è piccolo. Però lui tranquillamente qua ci poteva parlare anche senza lei Zell. Cioè diceva ok, so che porti il manufatto e la ignora, anzi al massimo c'ha qualche linea extra se tu stesso sei un git. E beh, Oga si è infilata dentro quel coso che gli stava facendo esplodere la testa. Sta dicendo il vero sullo devi fidarti di lui. I served Vlakith the whole of my life, learned her words, fought her battles, yet she names me her Sharlak. Your words carry truth. I will meet you in Baldur's Gate. Do not make me regret it. Lazel, I see Talakma Gear in you, sister in freedom. Together we will be our people's light. Take this. It is a Quanith, a psionic detector. The Queen's warriors hunt you. The Quanith will sound you out when you come near their portals. Hear its cry and prepare for battle or slip away. I should go. Vlakith's gaze pierces the seas and skies. She believes me loyal, and I can't afford her mistrust. Keep the astral prism close. Let no one take it from you. Slay any who try. Now to Baldur's Gate. I'll be waiting, Lazel. La Madonna, così. Ma ho capito, ma... Cioè, a parte che lui comunque non è che dice uno stronzetto. Cioè, lui è un pezzo grosso dei Git, eh. Cioè, lui è un cavaliere d'argento, cavalca un drago adulto. Cioè, non è che è l'ultimo degli stronzi. Lui è un signor mecoglioni e si sta ribellando a Vlakith. Perché il fatto è che con le cose che sappiamo noi, con quello che ci ha detto lui, non mi sembra stia dicendo una cazzata. Anzi, mamma, perché hanno i portali di Dio no? È perché quello è un pezzo grosso e non è un Git stronzo. Ma vedi? Io raga non ce voglio andare a parlare. È morta, Dio Cristo. Allora aspettate, riposiamo. E me ne frega un cazzo che mi vuole parlare. È morta, la vedo ancora la ferita qua. Ti prego, dimmi che non è restata a cazzo. No, ma non è interagibile, è morta, eh. Non mi ci fa interagire. Magari adesso che ritorno sarà per terra così. Sappi comunque, boss, che Baldur's Gate è capitolo 3, quindi probabilmente stiamo parlando di dicembre, visto come stiamo andando. Meno male che avevo detto ci mettiamo 10 minuti e andiamo nel capitolo 2. Mortacci loro ogni volta che parlo. Perché un po' Layzell anche la sto vivendo con un altro personaggio. E in realtà è veramente bella. Cioè, Layzell è veramente, veramente un bel personaggio. Peccato che te la presentano inizialmente che sei un tipo di personaggio, la mandi a fanculo. Gale è immobile. Non può fare niente. I will have an explanation. Or your head. Walk away. Now. I won't warn you again. Osserva come evolve la discussione. Shadward, perché parli con un muro? You have something precious to my kin. An heirloom. I will have it back. Heirloom? Plunder from some conquered realm, more like. This artifact is the only thing keeping us from becoming slaves to our parasites. Be glad I have it. I do not wish to spill blood here. Come daylight, we will find a place to end this. Fine. You can accept you're wrong, or we'll be rid of you permanently. Either way, I win. Ma ho capito. Qua a Cortellata che cazzo era, un evento canonico? You had every chance to look the other way. But here we are. You chose this. Spare me the justifications, coward! If anyone asks, I'll say you were transforming. Don't expect to be mourned. Ti ho dato una cosa bellissima che ho appena notato. È che effettivamente, sapete quella ferita che lei c'ha sulla mano? C'ha una ferita effettivamente modellata sulla mano. Che figata. Sì, la lascio riuccidere, ragazzi, perché questa deve morire. Dio Cristo, se poi resta pure da una seconda cortellata, è Cristo risorto. E no, no, vai, prego, prego.
Take this slain foe as a gift, blessed Nightsinger. Usher her into your darkness. Allora, vediamo un Highlander se ritorna. Ora non dovrebbe tornare. Che esperienza particolare essere morta due volte, meno male. Arrivederci, eh. Gale si rimuove. Allora, abbiamo rimesso a posto la linea temporale. Questo era un episodio veramente di Miles Morales. Siamo tornati normali. Allora, la via per andare nel capitolo 2 è di qua, attraverso il passo montano. Finalmente verso nuovi orizzonti si va. Oh, cazzo. Che cos'è quello? Oh, un pastore. Che bello. No, no, dai. Oddio, è uno di quelli. Vedete questo? Vuol dire che è resistente a tutto, immune al veleno e resistente anche alla forza. Questo coso qui, ragazzi, è un cancro, perché essenzialmente è un pastore della morte. Questo spawna ghoul e non morti, come se fosse una merda. Che cosa c'hai? C'hai velo necrotico. Questa entità ha ottenuto 20 punti ferita temporanei, perché sì, a causa da un miasma mortale, mentre possiede punti ferita temporanei resistenti a tutti i danni tranne a quelli radiosi e non può essere scacciato. Quindi, ce ne stanno pure due! Pure i ghoul! Che... Madò! Madò! Dio Cristo, che bello! Ci sta... No, però se ci stanno le puzzette vuol dire che ci sono anche... Non c'è? Solo ghoul? Non c'è un ghast? Perché hanno detto che ci sta delle puzzones. Non ci sono ghast. Allora, cerchiamo un attimo di farci furbi. Però questi tecnicamente non sono cose che girano così alla luce del sole. Quindi qualcuno le evoca. Beppe! Il farto! Aspetti, aspetti! Però il fatto è che io qui non devo minare ai ghoul. Perché se miro i ghoul è tutto un cazzo. Perché questi figli di puttana possono riportare in vita e non morti. Possono rispawnarli ad oltranza, quindi devo mirare a loro due. Dato di livello 6. Facciamo il giro lungo da di qua, allora. Che è? Qualcuno che tiri una percezione di merda bene? È pieno di trappole? No! Questi fanno male. Questi ci vuole un attimo che diventano 75 non morti. Che cosa, palla di fuoco a caso? Ragazzi, sono indeciso stasera. Tentacole di Adar. Così sono tutti sorpresi. Voi ci avete il tempo di farvi i cazzi vostri. Ci sono 4 non morti di merda. No, però non ci sta un ghast. E invece eccolo. Dove cazzo è? Madò, che bello anche il ghast. Questi fanno male, ragazzi, eh. I ghoul e i ghast sono di challenge rate bassa, ma sono delle bestie sataniche se ci si mettono, eh. Facciamo entrare in fight Oga. Come la facciamo entrare in fight Oga? Facendogli fare un misty step dietro a questo hicco de puta qua. Che siamo comunque furtivi. E gli si fa un Divine Smite 99%. È un ghast. Glielo critto. Mi sono piaciuti sti danni. Ora Gale, allontaniamoci dalle palle qua, perché vedo che sennò arriva veramente tutta la festività del creato. Io ti direi adesso palla di fuoco di livello 3 lì. Tanto questi vengono ressati, quindi non li voglio killare. Tocca killare prima i pastori di merda. Tocca Shadow. Che tra l'altro Shadow Art è ancora in furtività, quindi non ho capito che cazzo l'ha vista. Cioè non è entrata veramente in fight, quindi boh, onestamente. Mettiamo un bel guardiano della fede sul pastore. Così se lo tanca. Poi facciamo una cura di gruppo per benedire tutti. Tu sei sorpreso. Tocca a Karlak. Non puoi usare la tua azione, giustamente. Allora vai in ira. Rimani attaccato a questo pendeco hico de puta. Oga, invece tu hai un attacco, effettivamente. Puoi raggiungerlo, sto stronzo? No, però puoi saltare giù. Tecnicamente sì, ma voglio prima uccidere i preti. Non voglio sparargli gli incantesimi. Anche perché infatti ho messo quel guardiano là apposta, perché fa danni sacri. È attacco normale. Però non si devono avvicinare a sti stronzi, perché altrimenti li restano. Abbiamo tolto velo necrotico, quindi è tornato vulnerabile agli attacchi. Tecnicamente, se mettiamo Gale qui, fulmine, dovresti prenderli tutti. Prendi pure Oga. Oga non la prendi. Ok, adesso un minimo ne resta due. Vai, resta quello. Anzi, no, è vero, c'ho counterspell. Suka. Ora che questo è entrato in range, non voglio usarla la, il bagliore solare. In realtà posso usarlo, ma se mi metto qua forse lo prendo tipo pelo pelo. Yep. Potevi dire molto meglio, ma anche molto peggio. Gale, togli la concentrazione sui tentacoli. Karlak, sfondagli il craneo. Missato. Missato due, Dio Cristo. Ma tanto ci abbiamo comunque il paladino. Chi tocca? Tocca ad entrarmi. Anche perché se possono restare i non morti, sapete qual è purtroppo di mettere due di questi in uno scontro? Che si possono restare a vicenda. Le merde si possono restare a vicenda. Quella è una roba che io onestamente non ho capito. Quindi teniamoli lontani il più possibile. Chia, che merda di tiro. Smite! E poi ti finisco con l'altro attacco. Perfetto.
Cerchiamo di finire quello stronzo lì, Gale, non mi sare, in grazia di Dio. Gna 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 gna. Brrr. E tra l'altro in quel fight poteva essere anche molto più stronzo, ragazzi, eh. Ricordatelo sempre. Io perché adesso me lo sono gestito bene, ma i ghoul, quando vi colpiscono, se fallite il tiro salvezza, rimanete paralizzati, eh. Erano 4 ghoul. I ghast lasciano costantemente della puzzetta in giro, proprio un'area di effetto, che se voi ci state dentro vi impedisce di compiere azioni. Cioè, quel fight poteva essere veramente greve. Mai sottovalutarli. Per questo io faccio sempre l'esempio dei ghoul che sono dei challenge rate bassa. Ma se un ghoul gli girano bene i dati, vi apre il... Plenty to digest. After all, a good deal to stew over, if you will. Words ladled with import should be savored so as to better absorb their meaning. Wouldn't you agree? Elminster. Right. You see, I, that is to say, Gale, my boy, I've come to address a most pressing matter. I'll speak as plainly as I can, forswearing the accustomed frills that decorate my speech. I'm here on behalf of Mistra. The message and the charge I bring you. Va bene, Mistra sei una puttana comunque. È venuto qua a dire che se deve far esplode. Se vuole fasse perdonà, deve fasse esplode. Sicuro. Mi sembrava strano che Gale non rompeva più i coglioni per quegli oggetti magici. Come posso dire? Glielo renderà tranquillo, sopito, sotto controllo. Ma gli dice quando è, devi fatte esplodere, merda. Sicuro. Che messaggio è qua all'incarico? The long awaited question. Now, if you please, Elminster, for the too long awaited answer. You know where you went wrong, Gale. No, we needn't dwell on that here and now. But even so, you're to be given a chance of redemption. Mistra would consider forgiveness. È una dea, una puttana. She would consider what she considers to be forgiveness. Mistra is aware of the misadventures that have befallen you both. She knows of your strife with the Absolute, that most insidious of evils. Se anche gli dei sono al corrente di queste minacce, perché le stiamo affrontando da soli? They choose the instruments of their will with great precision. Sometimes the single drops we think we are do not realize what waves we are building up to be. Do not discount yourself. And by the same token, do not discount your enemy. You must know that the Absolute is more dangerous than you can possibly conceive. It threatens all who live, even those who are undying. It threatens the gods, the weave, the very fabric of the universe itself. That is why I have come here to charge you, Gale, with its destruction. It is Mistress' belief that only you can. Minchia, te stavi a dimenticare un discorso del cazzo. Prima stava là con la zuppetta. Non mi ricordo che cazzo dovevo dire, porca puttana. E poi... eri andato sulla retta via, a quanto pare. Sì, sì, niente di preoccupante. Stiamo soltanto facendo veramente il destino del multiverso. Sì, esattamente. Lo sta mettendo in maniera molto gentile. Ma a testa di guarda, tu sei una bomba atomica nucleare magica. Non è che te vuoi redime per caso, eh. Mistra si sbaglia. La spacco io l'assoluta. I doubt not your conviction, but Gale has an unnatural advantage. The orb. Precisely. Mistra has granted me the power to stop the clock, as it were, on the orb's rush to overpower you. Instead, you will be able to unleash its lethal combustion at will. Interesting. This could be help or hindrance. We shall have to see. You must find the heart of the Absolute, whatever that may be, and
use yourself as the catalyst that will burn it from this world. Di pure ciò che vuoi, ma non puoi costringere Gale a fare una roba simile. No, indeed. But I think she trusts me too. It brings me no pleasure saying this, my friend. But such is Mistra's will. Yours must be the sacrifice that will undo the absolute. And for your sacrifice, you will be redeemed. Such is Mistra's promise. With that, I've said my sorry piece. And need only bestow unto thee the charm I was bid. Mine astra mistrarium idalion thras annas distra. It is done. Both charge and charm have been committed into your care. To you, I commit into care Gale himself. And I count on you to shepherd him well on this strangest of journeys. Ma guarda, fosse per me avrei già ammazzato entrambi. Te, Mistra, mica Gale. Il fatto più che altro è, io fossi Gale e mi viene detta una roba del genere, ma tu come fai a continuare a stare appresso a Mistra? Perché qua non è che tu dici, perché non posso controllarlo, però in modo morale ti puoi redimere facendoti esplodere. No, no, no. Lui è arrivato, ha fatto un incantamento per stabilizzare sto cazzo di nucleo e gli ha detto, però t'ammazzi tu. Cioè, questa cosa che a me mi fa roder culo è che Mistra, se vuole, fa così e lo curava. Non è proprio cattiveria, perché per carità Gale ha messo il ditino appucciato dove non doveva, per carità, però te viene, ti fa il perdono se te fai esplode e inoltre ti annulla anche tutti i dolori, perché Gale immagino che non stia in sta situazione da 2 settimane, cioè Gale sta in sta situazione da tanto tanto tempo. Porca troia, il viaggio è ancora lungo, troveremo un altro modo. Quindi il nostro party non già una bella fine, An audience with Elminster is never less than memorable. I'd have hoped to introduce you to him in less dire circumstances, but those are hard to come by these days. Beh, non è granché da amici presentarsi all'improvviso e chiederti di ammazzarti. It's not a demand he wanted to make of me. As Mistress Chosen, he had no choice but to deliver her message, however much it pained him to do so. For Mistra to have sent him, the severity of her bidding could not be clearer, or weigh more heavily on me. Time seems so infinite when you're young. A month is an age. A year is a lifetime. It is a strange feeling to realize how little of it one might have left. Che depressione sta roba, Dio Cristo. Cioè, il fatto è che io, come ho detto, Oga l'ho ruolata per tanti anni. E Oga è molto contro il volere divino, no? Cioè, quella roba del tu sei il mio cazzo di pupazzetto. Una volta perse anche addirittura un braccio perché diede un pugno alla forma non fisica di un dio. Stai davvero prendendo in considerazione l'idea di obbedire a Elminster? Of course. You offer the clearest solution to our problem. All I have to do is find the right place and time. Close my eyes and let go. Then the slate will be clean. Wrongs will be righted, the absolute will be gone, and I along with it. C'è sempre un altro modo. If there was, I'm sure the goddess of magic and the greatest wizard who ever lived would have identified it. But alas, only one solution is offered. That remains ahead of us for now. Heart of the absolute must be discovered before I can stop its beating. No, non l'hanno trovato un altro modo, perché uno è una dea a cui non gliene frega un cazzo e sta bloccata nel piano divino lontano da questa terra. L'altra è un vecchio de merda che gli è stato detto porta il messaggio che tanto se fa esplode lui. Ecco perché non hanno trovato un modo per fare qualcosa. Lo troveremo, Gale, te lo prometto. Then I suppose there is nothing more to be done but find the heart of the absolute and stop its beating. Carla, che... Oh, was that Gale's granddad? No, Karlak, non era il nonno di Gale. Tutta la depressione poi arriva, Karlak. Non l'aspetto di dire pure di sì, in realtà. Wonder if he's a wizard too. He's certainly got the beardliness for it. Why'd he come all this way to track us down? Non ne sarei così sicura. A quanto pare Gale è una bomba pronta a esplodere nel petto e Mistra gli ha chiesto di usarla per far saltare in aria il cuore dell'assoluta. Oh no, he's got a... Well, I guess that would explain a little, but... Mistra? I mean, this is a lot to take in.
What's he going to do? Non credo che arriverebbe a tanto, nemmeno se è mister ordinario. Un po' disillusa perché... Good. I'm 100% sure there's another way to bring down this cult. No true god would ask such a thing from her faithful. That's for certain. Poor Gale. He must be in bits after hearing that. I'll distract him. Tell him I haven't read a book since secondary school. Watch his face melt off. Madonna, che bella. Che tra l'altro io continuo a dirlo, Karlach sempre di più è proprio Oga. Cioè di mood, di anche proprio personalità. È Oga, è uguale, identica.